Buon pomeriggio e ben ritrovati al Bea Italia 2021. Abbiamo vissuto questa mattina la sessione appunto mattutina dei primi progetti presentati dalle agenzie con le votazioni della giuria. Ci apprestiamo tra poco a vivere anche tutto questo appunto pomeriggio insieme con altri diversi progetti presentati dalle agenzie e quindi ringrazio fin da subito la giuria che dovrebbe essere i colleghi giurati che sono collegati, quindi per ricominciare i lavori che già stamattina abbiamo portato avanti con appunto le votazioni delle prime quattro categorie. Adesso riprenderemo da una categoria che questa mattina abbiamo lasciato con la presentazione di un primo progetto, in particolare la categoria Roshow, e andremo appunto adesso a vedere gli altri. Quindi giurati e giurate collegati, li ritroveremo tra poco, però voglio anche ricordare, come ha fatto stamattina naturalmente il padrone di casa, Salvatore Sagone, che stiamo vivendo i 2 giorni di votazione live appunto dei progetti delle agenzie. Mercoledì 1° dicembre, dalle ore 10 ci sarà appunto invece la giornata dedicata ai contenuti, no? Quindi con workshop, talk decisamente importanti e interessanti. Mentre la cerimonia di premiazione, di celebrazione di questo Bea Italia 2021 sarà in presenza, come ci siamo detti, al Superstudio Maxi appunto giovedì 2 dicembre a partire dalle 19. Detto questo, riniziamo quindi con i nostri lavori di votazione, l'importante votazione di questo Bea Italia 2021 e per farlo, per iniziare, insieme a me, sarà appunto, tra poco diamo il benvenuto, è un onore avere con me un altro osservatore importante del Club degli Eventi della Live Communication, che è Roberto Ferretti, Head of Sales and Business Development della MICE Division di Ross Evolution. Ciao Roberto. Grazie Gianmaria, buongiorno, Eccoti. buongiorno a tutti. Benvenuto, Ciao, grazie mille. benvenuto. Lascio anche a te perché sei tu che dovrai guidarci Ok. progressivamente nei, diciamo così, nei progetti che via via andremo a votare. Ok, perfetto. Saluto anche i giurati collegati, Sì. buongiorno. Allora Possiamo presentiamo. anche, diciamo, accomodarci, Certo, diciamo, visto assolutamente. che sarà lungo il pomeriggio. Allora presentiamo per la categoria Sì. Roadshow. Il titolo è Tutta l'Italia in un caffè, un viaggio lungo 50 anni. L'agenzia Lauder Italia, il cliente Lavazza. Perfetto. Per celebrare i 50 anni di Lavazza Qualità Rossa, il caffè che ha fatto la storia, abbiamo percorso un viaggio lungo tutta l'Italia, ospitando in 5 città 5 personaggi che si sono raccontati insieme a noi. Abbiamo immaginato uno stand che rappresentasse al meglio l'essenza di questo brand, conferendo grande visibilità e, dopo averlo progettato in ogni dettaglio, lo abbiamo costruito proprio così come lo abbiamo sognato. Abbiamo realizzato un parco a tema di forte impatto, utilizzando gli elementi iconici della marca e abbiamo raccontato passo dopo passo i 50 anni della sua storia. Abbiamo fatto scoprire e gustare tutti i sapori di un caffè che racconta la tradizione nel suo gusto unico. In ogni città siamo stati il palcoscenico su cui 5 diversi ospiti hanno potuto chiacchierare con il pubblico attraverso Radio 105, condividendo la loro storia sorso dopo sorso, raggiungendo non solo i presenti, ma anche tutti gli spettatori dello streaming. E come tutti i viaggi indimenticabili, i momenti più belli sono stati condivisi con la grande platea del web, grazie a un'amplificazione attraverso attività PR e digital guidate da Lavazza. Le sessioni dedicate di live streaming multicanale, coadiuvate dal supporto e dalle dirette quotidiane di un partner d'eccellenza, Radio 105, hanno aumentato esponenzialmente la portata comunicativa dell'evento, consentendo così di festeggiare questi meravigliosi 50 anni con tutta l'Italia. Abbiamo acceso un sorriso, abbiamo creato un'atmosfera di festa, di convivialità, di divertimento e di racconto, come se fossimo tutti amici. E l'abbiamo fatto nel modo più semplice e universale che conosciamo, sorseggiando un caffè. Ok, bene, ci colleghiamo ora con Nicola Uliari, Partner e Creative Director, e Francesco Gai, Business Development Manager di Lauder Italia. Ne vedo solo uno, forse collegato Sì, solo. buongiorno a tutti, sono Francesco Gai. Vai, Prima Francesco. eravamo in un'altra categoria, in shortlist, ha Vai. presentato Nicola, il nostro direttore creativo, in questo caso
vi racconto io qualche dettaglio in più sull'evento. Come abbiamo visto dal video, tutta l'Italia nel caffè è stato veramente un viaggio che ha attraversato l'Italia da sud a nord e che è andata a incontrare i consumatori di oggi e di domani. L'obiettivo era proprio celebrare un compleanno importante, come i 50 anni di Lavazza Qualità Rossa, che tutti conosciamo ed è un brand estremamente importante sia per quello che è l'azienda Lavazza che per noi consumatori italiani. È stato un roadshow che ha attraversato diverse tappe, che si è articolato, come avete visto, sia in una fase di ingaggio sulla piazza che in una fase precedente di advance, ed è andata proprio incontro ai consumatori, intercettandoli, raccontandogli l'evento e dandogli un primo feeling di quello che era la nostra attività. L'area che abbiamo visto in piazza, estremamente visibile, che ha ripreso i colori del brand e tutte quelle che sono le shape, è stato un elemento di forte impatto che ha portato a sé anche i consumatori di passaggio. La cosa interessante che nel video magari non è venuta fuori, ma che a noi preme sottolineare, legata proprio al momento degli eventi e dei tour, è che nonostante fosse un tour fatto in autunno, perché è iniziato a inizio ottobre ed è finito appunto con l'ultima settimana dove gli eventi in presenza erano stati chiusi, è stato un evento gestito in totale sicurezza, grazie all'utilizzo di tutte le misure, al contingentamento, ma soprattutto ha dimostrato che le agenzie hanno il dovere di, l'event industry in generale, hanno il dovere di essere pronte per poter lavorare anche in queste condizioni. Quindi anche in dei momenti di grande cambiamento, le agenzie sono in grado di supportare le aziende con tutti quelli che sono dei piani B per poter riuscire a continuare a tenere il contatto vivo con i consumatori finali. Ok, perfetto. Grazie Francesco. Grazie mille. Senti, adesso abbiamo anche la nostra giuria, abbiamo esatto. Ritrovata anche in video. Roberto, allora, come diceva Francesco, è un evento che abbiamo già visto, no, a livello di giuria nella categoria Brand Activation. Non so se, colleghi giurati, se abbiamo qualche altra necessità di approfondimento, qualche altra domanda che ci viene in mente, altrimenti possiamo, diciamo, poi lasciare lo spazio veloce per noi a... sulla votazione e proseguiamo col prossimo progetto. Ah, sì, c'è Iole, giusto? Iole. Sì, faccio una domanda, un chiarimento. La scelta dei 5 ospiti del roadshow, come si configura, come si associa al brand? Allora, il progetto ovviamente è stato quello di celebrare Lavazza nei suoi 50 anni, andando incontro agli italiani come consumatori di oggi e consumatori del domani. Uno degli obiettivi del tour è stato proprio il ringiovanimento della marca da questo punto di vista, perché conosciamo tutti la Lavazza Qualità Rossa come un brand storico che però magari è legato alle famiglie piuttosto che ai genitori o ai nonni. Per creare dei consumatori di domani e per andare a parlare di un'Italia che come i consumatori è cambiata e quindi è diventata un'Italia più inclusiva, che punta a nuove tendenze, a nuovi momenti, a nuove persone, l'utilizzo di questi 5 ospiti, abbiamo avuto un artista fumettista, un attore, produttore, regista, i cantanti, piuttosto che la capitana della nazionale italiana, Sara Gama, ha parlato proprio di questo, di un'Italia che cambia, di un'Italia dove l'importanza finalmente sta andando anche verso l'universo femminile, che sia nello sport o che sia nel mondo della musica, e dei volti nuovi che parlano a un target nuovo, per cui l'obiettivo è stato proprio questo: riuscire a festeggiare questa importante celebrazione con i consumatori di ieri ma anche i consumatori di domani. E infatti, proprio per avvicinare questo nuovo target, l'evento ha visto nelle 5 città sia la presenza fisica degli ospiti, che quindi è stato un buon motivo per portare allo stand questi nuovi consumatori, ma anche le dirette live streaming grazie a un partner come Radio 105 hanno amplificato tutta quella che è stata la portata comunicativa, andando su dei canali molto più frequentati da un target young, che era, diciamo, il destination target del cliente.
Perfetto, direi. Okay. Abbiamo anche utilizzato al meglio, diciamo, questi 2 minuti di approfondimento. Grazie mille, Roberto, grazie ancora, grazie mille. Francesco, in bocca al lupo per il vostro progetto. A questo punto possiamo proseguire. Sì, giusto? Passiamo al terzo progetto che c'è in questa categoria, giusto? Esatto, Roberto? Abbiamo il terzo ed ultimo progetto della categoria Rochot. Si tratta di Aperi Pringles Summer Tour, il concorrente Spia e il cliente è Kellogg. Grazie. Aperi Pringles Tour ha raggiunto le più belle spiagge d'Italia per presidiare il momento dell'aperitivo e coinvolgere il target per un momento di gusto e divertimento. A rendere speciale l'Aperi Pringles è il fatto che il setup arrivava direttamente dal mare con un effetto sorpresa tramite lo sbarco di 2 stand-up paddle XXL utilizzati poi come elementi per creare la postazione bar e DJ. Un progetto che con pochi elementi e nella sua semplicità è stato in grado di attivare l'aperitivo più figo e originale di tutta l'estate. Per ingaggiare ulteriormente il target sono state organizzate diverse attivazioni quali Instax Photoboot, Calcio Balilla XL e Stand Up Paddle. Per garantire le condizioni di sicurezza, il villaggio Pringles è stato gestito come un vero e proprio locale sulla spiaggia, con ingresso contingentato solo su prenotazione. Il villaggio era recintato con delle transenne e al suo interno erano presenti 5 postazioni, ognuna delle quali con un ombrellone, 2 sdraio doppie, 3 puff e un tavolino, per un totale di 35 persone per ogni slot. Al termine di ogni turno, lo staff dedicato si occupava di igienizzare e disinfettare tutte le postazioni e i materiali utilizzati durante la somministrazione. Le tappe hanno registrato il tutto esaurito per gli spot previsti, superando gli obiettivi e le aspettative del cliente. L'agenzia social dedicata ha amplificato la Aperi Pringles Tour con il coinvolgimento di micro-influencer locali. Hanno prodotto contenuti sia real-time durante le tappe, sia tramite una campagna di unboxing, così da massimizzare il reach e l'engagement. Fattori chiave del successo di questo format sono stati un'ottima pianificazione e uno staff affiatato, in grado di adattarsi alle problematiche esterne e trasmettere al meglio i valori del brand. La gestione della burocrazia e delle amministrazioni locali sono stati un aspetto delicato che ha richiesto un lavoro di back office attento e mirato. Benissimo, allora per introdurre il progetto alla giuria ci colleghiamo con Nicola Borella, Senior Account Manager di Spia. Grazie. Nicola, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Nicola appunto di Spia Games e innanzitutto volevo ringraziarvi per questa opportunità di presentare questo progetto a cui teniamo molto, non solo per il progetto stesso e l'importanza diciamo del cliente, ma anche perché diciamo è il primo vero roadshow che andiamo a organizzare dopo un anno e mezzo di stop forzato, quindi sicuramente un tour che ricorderemo e che speriamo sia di buon auspicio per una ripartenza costante. Detto questo, vado un po' più nello specifico spiegandovi il perché siamo arrivati a questo format. Quindi partiamo da un brief del cliente che ci chiedeva appunto di rivolgerci a un target di social explorer, quindi persone giovani di spirito, non nell'età, predisposti all'avventura, alla scoperta e al divertimento. Inoltre hanno individuato nell'aperitivo il momento da presidiare e loro stessi hanno coniato questo claim Aperi Pringles, un punto di domanda, come proprio se fosse una cosa informale tra amici. Come sappiamo, sempre va a finire che in compagnia è arrivata una certa ora, qualcuno se ne esce con un aperitivo e quindi lo spirito era proprio questo, quello molto accumulativo e di divertimento legato al momento dell'aperitivo e Pringles, chiaramente. È individuato anche il territorio delle spiagge come territorio da presidiare. Quindi, non avendo un budget stellare, non abbiamo ragionato su mezzi speciali o cose sofisticate, ma ci siamo concentrati appunto sul concept creativo per appunto fare un effetto sorpresa, un effetto wow che abbiamo realizzato con lo sbarco tramite questi stand-up paddle, quindi la tavola da surf su cui si sta in piedi, lo strumento per esplorazione, avventura per eccellenza, quindi sempre interpretando i valori del brand,
su PXXL 6 persone arrivavano dalla spiaggia, effetto sorpresa, e andavano a allestire il bar proprio con questi elementi. Quindi con i due SUP che servivano come bancone e come retro, e nei flake case che trasportavano tutta l'attrezzatura necessaria appunto per l'aperitivo. Benissimo, direi. Ma finite, cioè guarda, queste presentazioni spaccano il secondo, sì, ormai, cioè, quindi bene con i vostri timer, no, però anche efficaci. Quindi Roberto, direi che possiamo provare a vedere se c'è qualche necessità di approfondimento. Sì, se qualcuno della giuria ha delle domande in merito. Sulla Peri Pringles, è tutto chiaro quello che Nicola ci ha, che chiede, ci ha indicato. Ah, allora abbiamo, non so se è arrivata prima Alessandra o Jane, adesso vediamo qua. Jane, prego Jane. Ok, visto che era, no, un'estate particolare, cioè proprio il primo dopo tanto tempo di poter fare le cose insieme, quale, cosa c'era di particolare, oppure cosa avete notato, o se avete notato delle differenze, o poi delle reticenze magari della parte delle persone di essere coinvolti? Com'era la dinamica? Allora, più che per le persone, la vera difficoltà è stata da una parte lato cliente, perché chiaramente le conferme sono andate ben oltre le deadline di produzione, abbiamo dovuto correre veramente come dei matti, ma noi in primis abbiamo fatto uno sforzo veramente elevato, perché ci tenevamo con tutte le forze a voler fare questo tour, quindi lato cliente, ma soprattutto lato amministrazioni pubbliche. Chiaramente in un momento di questo tipo, per un'amministrazione pubblica è molto più semplice dire no, invece che ospitare in spiaggia libera un evento di questo tipo. Questi due scogli più importanti, una volta arrivati, noi l'abbiamo gestita esattamente come un bar, quindi postazioni separate, 5 postazioni, massimo 7 persone ciascuna, separati, tutto su prenotazione, e quindi da quel punto di vista c'è da dire che le persone avevano veramente voglia di tornare a vivere l'estate, la spiaggia, in maniera naturale, sempre nel rispetto comunque delle normative vigenti, perché questo, come sentivo anche prima, chiaramente è alla base del nostro lavoro e chiaramente è un punto fondamentale sia per noi ma anche nei termini dei clienti. Immaginiamoci una Kellogg's quanto è stata sensibile proprio a questo argomento, che può essere appunto un'arma pericolosa se poi si dovesse verificare qualcosa. Quindi diciamo che una volta arrivati all'avviamento, effettivamente la realizzazione è stata forse la cosa più semplice, quindi grande partecipazione. Va bene. Okay, grazie Nicola. Alessandra? Mutata forse. No, ti sentiamo, vai. Niente, una cosa forse avete già risposto, cioè mi domandavo appunto se erano tutte location pubbliche, quindi avete dovuto dialogare con l'amministrazione locale, o se eravate andati sulle spiagge private. E quindi volevo chiederti un'altra cosa: uno degli elementi di complessità dei tour spesso è dato anche dal numero delle tappe in un tempo ridotto, cioè quante tappe avete fatto e in quanto tempo, se ci vuoi dire qualcosa. Sono state 10 giornate, di cui solo una tappa è stata di 2 giorni, perché era all'interno di un evento, è stata la prima tappa ospitata all'interno di X-Master, mentre tutte le altre sono state in spiaggia libera, appunto con le difficoltà del caso, ed erano tappe da un giorno. Quindi anche qui l'occupazione era data per un giorno, e per cui quell'allestimento di quel villaggio molto importante e ingombrante avveniva alle 5:30 di mattina, con l'allestimento per fare in modo che alle 9 fosse operativo e alle 11:30 potessimo fare lo sbarco per dare via all'aperitivo. Tutto questo fino alle 7 di sera, chiuso l'aperitivo, si procedeva al disallestimento, finivamo di solito verso le 11. Quindi siamo più che un tour de force quasi per lo staff, però come dicevo prima, uno sforzo che ci siamo sentiti in obbligo di fare, proprio per ripartire con un evento di questo tipo. Okay. Perfetto, grazie Nicola. Proseguiamo con la selezione, cambiamo categoria adesso. Perfetto, sì. Andiamo nella categoria Evento Press and PR, il titolo è Casa Italia Tokyo 2020, il concorrente CONI e il cliente CONI. Andiamo col video, grazie. Momento di grande paura in tutto il mondo contro il coronavirus. Per la prima volta un'Olimpiade viene posticipata. Olympic Games in Tokyo has been postponed. Thanks for watching. Le Olimpiadi ci saranno tra un anno.
10 secondi. Eccoci! Benissimo, sono collegati con noi Nicola Novellone, CEO Augmented Creativity, e Lorenzo Pellicelli, Marketing Partnership and Sales Manager di CONI, per la presentazione. Grazie, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti i giurati, sono Nicola Novellone, lavoro in Augmented Creativity e sono l'advisor strategico del CONI, che è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. E penso che la case history sia abbastanza che si spieghi abbastanza da sola. Casa Italia è un format. Casa Italia è stata costruita in questo nuovo modello da Rio, quindi nel 2016, per celebrare tutta la bellezza dell'Italia verso tantissimi stakeholder diversi. Prima di tutto tutte le istituzioni internazionali e italiane, ma soprattutto internazionali, a partire dal CIO e a tutti gli elementi e gli enti olimpici di tutti gli altri paesi, ed è diventata veramente un benchmark in tutto il mondo, perché è sempre stata la migliore casa delle Olimpiadi. Dovete pensare a Casa Italia come un pezzo di territorio italiano nel paese ospitante per 16 giorni. Il secondo target è sono naturalmente i giornalisti e per i giornalisti, perché Casa Italia diventa l'headquarter dell'amplificazione media, e per i giornalisti un buon terzo di Casa Italia è dedicato a loro, con studi, con sale stampa, con sale per one-to-one view, per live streaming, eccetera, eccetera. Qual è il lavoro che si fa a Casa Italia? Il lavoro che si fa a Casa Italia è quello di celebrare la notizia delle medaglie e le storie che ci sono dietro alle medaglie italiane. E quindi ogni singola medaglia ha circa 25-30 contenuti che vengono preparati, e entro i 15 minuti da quando è stata vinta devono uscire su tutte le piattaforme editoriali internazionali italiane, dai social fino ad arrivare alle televisioni. Quindi il lavoro che si fa a Casa Italia è tutto un lavoro preventivo, nel senso che noi sappiamo naturalmente quelli che possono essere le probabili medaglie, visti i risultati dei mondiali e della qualità degli atleti, e si lavora per essere in grado di dare a tutti gli editori i materiali necessari per raccontare le medaglie, per raccontare gli atleti e per raccontare il mondo delle Olimpiadi. Beh. Il terzo target, scusate, ho finito, va bene, non ho visto il tempo. Chiudi. Sono
Sono prolisso, no, il terzo target naturalmente sono la celebrazione degli atleti e quindi dopo 6 mesi di bolla in cui non potevano neanche uscire, il primo posto che vedono è Casa Italia. Certo. Mi fermo. Perfetto. Okay. Grazie Nicola. Adesso... Grazie Nicola, passiamo la parola alla giuria, vediamo se ci sono delle domande. Vedo che Laura Rodivino ha una domanda da fare, prego Laura. Sì, buonasera. Io ho avuto la fortuna negli anni passati di vivere qualche Casa Italia, quindi so quanto sia davvero un centro importante. Nel fare Casa Italia in un'Olimpiade come questa, che cosa avete, diciamo, qual è stato forse la maggiore difficoltà adesso, al di là ovviamente di tutte quelle che tutti noi sappiamo, no? Soprattutto io penso al coinvolgimento delle persone, no? A come definire un pubblico per Casa Italia, insomma, come gestirlo, perché credo sia stato forse la parte più difficile, al di là delle complessità logistiche. L'abbiamo al di là dei 65 tamponi che ho dovuto fare, però questo perché ne facevo uno ogni due al giorno praticamente. La verità è che noi già 3 anni fa avevamo pensato di trasformare Casa Italia non più in un museo della Bella Italia all'estero, ma in una content factory, perché era molto più importante raccontare, soprattutto quando le Olimpiadi sono così lontane e così di diverso orario, raccontare la storia delle Olimpiadi attraverso i social, ed è per quello che abbiamo costruito una vera e propria content factory. C'erano 120 persone che lavoravano, di cui 80 in Italia e 40 su Tokyo, che lavoravano i contenuti. Quindi devi immaginare proprio uno studio televisivo, proprio un editore televisivo, e televisivo per dire perché il video poi è la principale, chiaramente, forma di erogazione. L'altra cosa è che Casa Italia è un centro di profitto. Quest'anno noi con le Olimpiadi di Tokyo abbiamo fatto 16 milioni e 3 di euro di sponsorizzazioni, di fatturato, e ben 3 milioni e mezzo di margine operativo lordo. Quindi lo deve proprio pensare come un'azienda, come un prodotto, e questi 3 milioni e mezzo non vanno in tasca agli shareholder, ma vengono reinvestiti nello sport olimpico, nel costruire ancora meglio gli atleti per le Olimpiadi future. Quindi è proprio cambiato molto Casa Italia dalle vecchie Casa Italia, che erano un pochettino più istituzionali, oggi sono proprio per le persone. Infatti abbiamo fatto 23 milioni di audience accumulata solo sui social, e pensi che la finale della Coppa del Mondo degli europei in Italia ha fatto 21 milioni in televisione. Noi ne abbiamo fatti 23, chiaro, in 15 giorni, però solo sui social. Quindi è cambiato molto. Grazie mille Nicola, in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie, grazie anche a Laura. A questo punto proseguiamo, andiamo al secondo progetto in shortlist nella categoria Evento Press and PR, titolo è Campari Boat in Cinema, il concorrente MCM Comunicazione, il cliente Campari Group. Grazie.
Benissimo, evento imponente direi, sì. Visto il filmato, ci colleghiamo con Martina Filippi, Head of Account di MCM Communication. Grazie, comunicazione. Buongiorno a tutti, sono Martina Filippi, mi occupo dei contenuti qui in MCM Comunicazione. Quello che avete appena visto è un piccolo sneak peek di quello che è accaduto durante la 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove possiamo dire che siamo stati sicuramente protagonisti grazie a ciò che abbiamo realizzato insieme a Campari, e cioè il Campari Botin Cinema, che ha portato i nostri ospiti, in questo caso specificatamente giornalisti, VIP, influencer, a vivere il cinema sull'acqua tramite un'esperienza magica e irripetibile, perché pensiamo proprio che chiunque vorrebbe poter vivere un sogno ad occhi aperti, e quindi il cinema sull'acqua. Le proiezioni sono partite dalle pareti delle tese settecentesche dell'Arsenale di Venezia per andare a fare un walk-in che ha guidato i nostri ospiti fino alle fondamenta stesse, in un'atmosfera magica che è chiaramente andata ad accrescersi nel momento in cui i nostri ospiti hanno potuto salpare dalle fondamenta dell'arsenale su queste imbarcazioni storiche veneziane e posizionarsi in mezzo alla laguna per poter godere del cinema da quell'incredibile struttura che avete visto nel video. Infatti la struttura è sicuramente notevole, era una chiatta realizzata su misura per l'occasione, uno stage 25 metri per 10, un palcoscenico che giorno dopo giorno ha accolto importanti ricorrenze. Infatti siamo andati su 4 sere diverse a andare a creare 4 diversi eventi: una prima sera dedicata al genio felliniano, una seconda sera dedicata alla celebrazione delle fate ignoranti, una terza sera con la proiezione in anteprima di American Nights, che è stata conclusa da un'esibizione di Anastasia, e per chiudere un gala Anfar di beneficenza che ha incantato tutti con la voce incredibile di Nicole Scherzinger. Gli ospiti hanno potuto godere di questi spettacoli, come abbiamo detto, da delle imbarcazioni storiche in una rivisitazione romantica e moderna del drive-in, ma anche da una fondamenta allestita per l'occasione e da una platea ancora costruita direttamente sull'acqua. Grazie, grazie Martina. Vediamo se ci sono. Grazie Martina, vediamo se ci sono domande da parte della giuria. Altrimenti facciamo. Sembra tutto chiaro. Sì, io volevo. Vabbè, non so, Martina, dal punto di vista, diciamo, proprio dei tempi di allestimento, quanto ha preso, diciamo così, questa parte? E poi non... 20 giorni. Quanti? 20 giorni, 20 giorni di produzione, dove siamo andati prima a produrre la chiatta, chiaramente in un ormeggio, dopodiché è stata trascinata fino alla collocazione finale. Comunque un totale di 20 giorni di produzione e allestimento. Ecco, un'altra domanda soltanto, quanto personale è stato impiegato, cioè in totale tra allestitori? Più di 200 persone, più di 200 persone suddivise in, chiaramente per diversi lavori, quindi c'erano i preposti Covid, chi era preposto all'allestimento, chi controllava i contenuti, chi verificava che tutti i contatti stampa fossero andati a buon fine, chi verificava le rooming, quindi più di 200 persone divise per... più degli ospiti, esatto, gli ospiti erano sui 150, avevamo più di 200 lavoranti. Certo. Una domanda di Jane. Prego Jane. No, una cosa veloce, questo evento è uno di una serie, no? Come dicevi, che comunque, no, negli altri anni il format è stato quello. Cioè, cosa è stato particolarmente diverso quest'anno degli altri anni per poi evolvere il format? Allora, è stato in realtà rivisto il format, nel senso che la scenografia è stata rivista ed è stata sicuramente più impattante. Il palco era leggermente più piccolo, ma molto più amplificato da tutte le strutture luminose, quindi molti più fari, molto più strip led, ma in realtà il cambio radicale è stata proprio creare un palinsesto con 4 serate diverse, 4 pubblici diversi, con 4 linguaggi completamente diversi a seconda del pubblico e della proiezione, perché appunto abbiamo avuto un gala di beneficenza, ma allo stesso tempo una celebrazione anche di Campari, la settima arte, e nel mezzo delle appunto degli anniversari importanti per Ozpetek e parallelamente un'anteprima mondiale di American Nights.
Ok, un'ultima curiosità, Martina, nelle diverse serate avete dovuto affrontare anche delle condizioni meteo particolari oppure non mi ricordo, ecco, se ci sono state... Diciamo... Quest'anno ci è andata un po' meglio, nel senso che l'altro anno ci eravamo imbattuti in un tifone disastroso che aveva buttato giù parte della struttura. Sì. Quest'anno molto meglio, per fortuna, però sicuramente la morfologia di Venezia, che la conosciamo tutti, comunque il protocollo Covid con tutte le restrizioni, le misure di sicurezza, abbiamo dovuto chiaramente mantenerle e quindi diciamo la gestione è rimasta comunque complessa perché di natura è un format complesso. Perfetto. Grazie Martini, in bocca al lupo. Proseguiamo con il terzo evento in shortlist. Il titolo è Scuderia Ferrari Global Team and Car Launch 2021, concorrente 99, cliente Scuderia Ferrari. Gennaio 2021. Scuderia Ferrari sceglie 99 per il Global Team and Car Launch 2021. L'idea vincente di 99 è stata proporre più di un evento, un cambiamento di paradigma narrativo fondato su un nuovo storytelling, dove l'immagine della scuderia e dei suoi campioni è arricchita di nuove dimensioni. L'ambizioso progetto si è articolato attraverso due eventi film immersivi, una strategia di social engagement, la Global Press Conference e il Digital Meet and Greet con partner e tifosi collegati da tutto il mondo. Straordinari veicoli del nuovo paradigma narrativo sono stati due eventi film immersivi per i quali ci siamo ispirati ai più importanti benchmark internazionali, realizzati in stile cinematografico della durata rispettivamente di 16 e 10 minuti, con un totale di 7 relatori e 8 set, pensati per essere successivamente destrutturati in pillole per i social. I film hanno raccontato, grazie ad un tono emozionale e ad un montaggio dinamico ed intimista, i protagonisti della Scuderia Ferrari. Una narrazione intima, sincera e vicina al cuore della tifoseria di tutto il mondo, per dare concretezza all'hashtag Essere Ferrari, uscendo dagli schemi classici delle presentazioni di altri team sportivi. Una spinta sull'acceleratore per tutta la durata dell'evento, dal benvenuto di Mattia Binotto alla chiusura, passando dal confronto ironico fra Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il reveal dell'auto è stato anch'esso anticipato da un'introduzione di Binotto, per poi trionfare in un innovativo beauty shot della nuova SF21, realizzato con un'illuminazione dall'alto come unica fonte di luce, e concludersi con l'intervento di John Elkann affiancato da animazioni 3D in realtà aumentata. Una scelta originale, capace di andare oltre l'auto e di simulare l'asfalto della pista utilizzando un sistema formato da Steadicam e Trinity, solitamente poco utilizzato per questo tipo di riprese, ottenendo un risultato distintivo rispetto a tutti gli altri lanci. Per gli eventi digitali, Global Press Conference e Meet and Greet con partner e tifosi, la divisione Lemon di 99 ha sviluppato un sistema multipiattaforma per consentire la gestione in diretta full live di oltre 650 collegamenti da tutto il mondo e due dirette televisive. Una giornata intensa per Charles, Carlos e Mattia, che hanno potuto vedere e rispondere alle domande dei giornalisti, partner e tifosi in modo fluido e stabile, alternando due conferenze stampa, due dirette TV, numerose interviste one to one, l'incontro con i partner e in conclusione il momento più emozionante della giornata, quando i tifosi da tutto il mondo hanno potuto interagire in maniera diretta con i loro idoli e letteralmente circondarli in un abbraccio globale. I risultati dell'evento sono stati altrettanto incredibili. Confrontando il lancio dell'anno precedente, si è registrato un fortissimo incremento di tutti i KPI ed una massiccia copertura della stampa globale che in alcune occasioni ha posto l'accento anche sull'ottima resa dell'evento stesso. Strategia, creatività, innovazione, tecnologia, centralità dei contenuti ed un team di oltre 150 professionisti sono stati gli ingredienti di successo per questo evento Ferrari firmato 99. Ok, abbiamo con noi Simone Mazzarelli, CEO di 99. Simone, prego. Grazie a tutti, buonasera. È stato un progetto veramente integrato, straordinario, che diciamo ha sfruttato l'occasione del lancio in realtà per un'intuizione creativa iniziale, strategica iniziale, che è quella di un cambio di paradigma narrativo, cioè di presentare un nuovo storytelling, un nuovo modo per far raccontare se stessa a Ferrari. L'idea è stata poi quella a questo punto
di far scegliere ai contenuti il tipo di evento da organizzare, e per questo la tipologia di evento ci ha condotto ai docufilm e poi a delle dinamiche di interazione diretta con tutti quanti gli attori a livello globale. È stata un'emozione veramente notevole quella di riuscire a raccontare un brand così, così noto e a permettergli di parlare in maniera così diretta con tutti quanti i loro incredibili pubblici, che appunto sono stati i giornalisti da tutto il mondo, ma tutti quanti i partner, i tifosi, attraverso questa sequenza di dirette che sono riuscite poi ad approfondire quelli che erano i contenuti principali che abbiamo realizzato. Calcolando che le riprese della macchina sono cominciate, se non sbaglio, 2 ore e mezzo dopo che la macchina per la prima volta è stata fisicamente assemblata, perché prima non esisteva, è stato un evento che è riuscito, insomma, poi a rappresentare veramente l'immediatezza della comunicazione dal momento, diciamo, zero della creazione dei contenuti fino all'interazione con il pubblico, con i partner, con i tifosi, con i giornalisti, con le dirette. Insomma, è stato veramente un insieme di contenuti pazzesco e irripetibile, veramente notevole. Perfetto. Grazie. Grazie Simone, sei stato precisissimo col timing. E passiamo anche in questo caso la parola alla giuria, sì. Vediamo se qualcuno... Sì, c'è Arianna. Arianna, credo, poi Iole. Arianna, sì. Quindi hai più domande, Simone, per cui concentrati anche nella risposta. Sono già in cuffia. Non avrai la domanda di Jane in questo caso, quindi sì, diciamo che... Vabbè. Che saluto comunque. Vai Arianna. No, innanzitutto, grazie Gianmaria, innanzitutto complimenti per questo cambio di passo del format che ho trovato molto sfidante, molto bello e molto, molto ben fatto. Una curiosità, abbiamo parlato di un messaggio veicolato a diversi stakeholder esterni. Ma vista la tipologia dei contenuti, la spettacolarità anche dei contenuti, perché ho visto che anche la tecnologia è stata messa fortemente al servizio poi del messaggio, si è pensato di coinvolgere in qualche modo anche i dipendenti, cioè visto anche il momento così di lockdown, di lavoro per alcuni sicuramente da remoto eccetera, ecco, questo tipo di contributi sono stati messi a valore anche su un pubblico interno? Credo che non sia noi la domanda. La domanda. Credo di sì. Cioè non toglie che noi eravamo assolutamente live, quindi so che durante la nostra diretta tutti quanti i dipendenti di Ferrari è stato permesso di poter assistere alla messa in onda del nostro live, che ovviamente è avvenuto all'interno di Maranello, ma i dipendenti erano assolutamente invitati a vederlo. No, posso dire qualcosa? Cioè, velocemente, sì, cioè abbiamo considerato anche di coinvolgere loro. Ovviamente non tutti potevano seguire il live, perché noi abbiamo una fabbrica e non potevo filmare la linea di assemblaggio, però abbiamo fatto in modo che era accessibile. Ok, grazie Jane. Okay, grazie. Iole. E io ero curiosa di capire qual è stata la declinazione sui social, se sono state create delle clips, qualcosa diciamo di molto snack diciamo per gli utenti, e anche su YouTube, perché ho visto che nel filmato parlavi anche di YouTube. Sì, allora la produzione di tutti quanti i contenuti è stata pensata per essere poi polverizzata in pillole social, quindi tutto quello che noi abbiamo prodotto, che sono state che è stato poi sintetizzato all'interno dei 2 docufilm, in realtà è stato polverizzato in tantissime pillole che sono diventate contenuti poi a cascata su social network, perché hanno contaminato poi un periodo abbastanza lungo di tempo successivo al periodo di lancio. Quindi noi abbiamo avuto una piccolissima fase teaser, poi il D-Day dell'evento di lancio, e poi con quei contenuti abbiamo catalizzato l'attenzione su tutti quanti i social network, non soltanto su YouTube, su Instagram, ma su tutti quanti i social network di Ferrari, e in realtà a cascata anche dei partner di Ferrari. Okay.
Grazie, grazie Simone, in bocca al lupo per il vostro progetto. Passiamo a presentare il quarto ed ultimo progetto in shortlist per la categoria Evento Press in PR, il titolo Accendiamo il futuro, presentazione dell'offerta RAI 2021-2022, concorrente RAI Pubblicità, cliente RAI Pubblicità. Il futuro lo facciamo da una location magica, suggestiva, il Vittoriano Monumento all'Italia Libera. Gente qua sopra che ci mette il cuore e la testa e il cervello. Ma io sono il volto di questa. Il volto di Rai 2. Per avere successo, secondo me, bisogna passare dalla RAI. Grazie per l'accoglienza, grazie per avermi chiamato qua. Buonasera a tutti, tutti quelli presenti e anche quelli collegati. Spero di vedervi sui canali Rai e vi mando un abbraccio grande. Ciao. Per presentare il progetto ci colleghiamo con Antonella Di Lazzaro, direttore trade marketing e iniziative speciali di Rai Pubblicità. Buongiorno Antonella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo visto il video del nostro upfront annuale presentato a Roma il 22 giugno da Rai e Rai Pubblicità, agli investitori, alla stampa specializzata, agli istituti di ricerca e a molte agenzie. Quindi con Accendiamo il futuro abbiamo presentato l'offerta editoriale e commerciale per l'anno in corso, come avete visto, presso il complesso del Vittoriano di Roma, con pubblico in presenza e in diretta streaming. Probabilmente è stato uno dei primi eventi digital post-lockdown che ha accolto il pubblico all'interno del propileo del Vittoriano, quell'area circolare in alto a sinistra, una location che non era mai stata usata prima per ospitare un evento. Abbiamo scelto questo monumento e il suo propileo per due motivi, in parte per la vista ineguagliabile sulla storia e la tradizione di Roma, spazia dal Colosseo ai Foi, a Piazza Venezia, al Teatro Marcello, e anche per il senso di luce, di aria e di spazio. Volevamo infatti comunicare visivamente un senso di futuro e prospettiva, senza tornare a parlare della ripartenza, argomento trattato in precedenza nei nostri eventi che non era stato molto, molto fortunato. Parlarne non era stato molto fortunato, quindi abbiamo deciso di suggerirlo attraverso riprese di droni e attraverso la location stessa, senza che il concetto di ripartenza fosse necessariamente parte della narrativa. E il contesto istituzionale, culturale, di heritage, di territorio era poi ovviamente perfettamente in linea con i valori e con la mission del servizio pubblico. L'evento è durato meno di un'ora, un'ora di racconto delle nuove proposte dei contenuti RAI, quindi fiction, intrattenimento, sport, news e cultura, e ovviamente dell'offerta pubblicitaria. Racconto fatto attraverso video esclusivi, poi diffusi sui nostri social, e testimonianze dirette dei protagonisti. I talent invitati erano 9, avete visto tra gli altri Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, il nostro AD Tagliavia e il nostro presidente Maurizio Fattaccio hanno fatto gli onori di casa, e la conduzione per il secondo anno consecutivo è stata affidata alla giornalista Laura Chinetti. Rai Pubblicità dopo l'evento ha offerto al pubblico in presenza una cena in piedi in compagnia dei talent sulla terrazza, quindi ad un livello più basso del Vittoriano, e agli ospiti collegati è invece stata recapitata a casa una hitbox personalizzata in modo che potessero godersi l'evento con un aperitivo. Il flusso in streaming è stato sia in italiano che in inglese ed affidato ad una piattaforma sviluppata per l'occasione, ad una società ad hoc. Ok,
Ok, grazie Antonella. Passiamo grazie. La parola alla giuria. Non so se qualcuno ha delle domande in merito al progetto. Io mi domandavo, Antonella, soltanto parlavi di un evento Figital, quante persone erano presenti fisicamente e quanti collegati invece da remoto? Allora, fisicamente erano presenti 100 persone, ovviamente avevamo, nonostante fosse una location aperta, dovevamo rispettare le regole di distanziamento, quindi circa 100 persone, parlavamo poi prima in occasione dell'evento Ferrari di un'apertura anche ai dipendenti, diciamo che queste 100 persone sono state poi raggiunte da una parte di nostri dipendenti, essendo clienti che li seguono in particolar modo, e invece in collegamento 750 collegamenti con un average time su meno di un'ora di evento di circa 40 minuti di permanenza tra clienti, agenzie italiani e stranieri. Okay, grazie. Benissimo. Perfetto. A voi. Grazie Antonella, direi che sì. Non ci sono domande alla giuria e quindi possiamo chiudere anche questa categoria. Grazie Antonella, in bocca al lupo anche voi. Proseguiamo adesso, Gian Maria, cambiamo sì. Categoria e andiamo nell'evento No Profit, CSR e Sustainable. Abbiamo il titolo L'albero del cambiamento, il concorrente Accenture Interactive, cliente Accenture Italia. Il cambiamento è un sipario che svela sempre un nuovo spettacolo. In un periodo così delicato, Accenture manda un messaggio di vicinanza alle persone e partecipa all'iniziativa al Natale degli Alberi in collaborazione con l'architetto Giorgio Palù. L'albero del cambiamento è un'installazione mai uguale a se stessa, un messaggio di speranza e resilienza. Riposa e raccoglie l'energia che lo circonda per poi esplodere in un caleidoscopio di immagini che raccontano le più belle opere d'arte di Milano da un nuovo punto di vista. L'albero che non c'è, o meglio l'albero che esiste solo se ci siamo noi a guardarlo e a viverlo. Un eterno ritorno di natura e arte che si fondono in un insieme di materiali che trovano una nuova destinazione e danno vita alla nostra storia. L'albero, da installazione artistica, diventa un'esperienza che invita chi la vive a far parte del cambiamento. Allora, in collegamento con noi Francesco Napoleone, Executive Creative Director di Accenture Interactive, o anche se no Umberto Cicognini, Senior Creative Director di Accenture Interactive. Vedo che c'è solo una persona, buonasera. Buongiorno, sono Umberto Cicognini, dei due, il secondo. Bene. Buongiorno Umberto, buonasera Umberto. Buongiorno, grazie di questo spazio. Brevemente, l'albero del cambiamento nasce come risposta di Accenture al progetto del Comune di Milano in Natale degli Alberi. Cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di aggiungere un'idea creativa a quello che era un progetto già condiviso dal Comune e da una serie di brand. Voleva altro che passare un messaggio di resilienza e speranza alla fine di un anno, insomma, non avete bisogno che aggiunga quanto è stato complesso per tutti. In cosa consisteva questa installazione artistica? Consisteva... Un attimo che abbiamo qualche problema di connessione con Umberto, vediamo se lo ritroviamo. Umberto? Mi sentite? Sì, ti abbiamo perso solo per un attimo, però stavi dicendo, prosegui pure da dove... Come sempre il bello della diretta. cercherò di recuperare, mi sentite adesso? Sì, ma vai tranquillo, vai. Perfetto. Dicevo, l'idea creativa che stava al suo interno era sostanzialmente quello di passare un messaggio di speranza e di resilienza attraverso la struttura stessa. Perché? Perché era una struttura che esternamente era fatta specchiante, quindi riprendeva tutto ciò che erano i contorni architetturali, ma anche delle persone che fisicamente erano sedute davanti. Al suo interno aveva uno schermo LED trasparente che quindi comunicava il concetto di assenza-presenza, quindi quando era spento era trasparente, quindi permetteva la vista della porta.
quando era accesa, al suo interno aveva una serie di contenuti che abbiamo creato ad hoc utilizzando i monumenti principali, i principali landmark di Milano, trasformandoli in texture e facendoli diventare appunto un'installazione creativa. Il purpose di Accenture e Accenture Interactive è il cambiamento. In che modo abbiamo cercato di essere diversi e di creare un cambiamento? C'era anche un'attività di crowdfunding dedicata ai dipendenti Accenture, che sono circa 17.000 in Italia, che hanno avuto l'opportunità di donare e sono stati raccolti appunto attraverso questa campagna interna più di 30.000 euro e sono state sfamate più di 300.000 persone. Ah, perfetto. Benissimo. Grazie mille Umberto. Passiamo come al solito la parola alla giuria per capire se Laura Arduino credo che abbia una domanda. Laura? In realtà l'ultima frase è stata la risposta. Volevo capire, dato che si citavano questi anche questi proventi destinati a Banco Alimentare, come nascessero, ma hai risposto prima che facessi diciamo la domanda. Diciamo che la cosa interessante è stata proprio la restituzione di Accenture al territorio, quindi non solo ha, come dire, partecipato a un progetto del comune, ma ha restituito al territorio non chiedendo, come dire, a tutti di contribuire, ma l'ha fatto ai suoi dipendenti, che ripeto, essendo 17.000, ha avuto la possibilità di avere comunque un riscontro cospicuo a livello social. Ero proprio incuriosita, perché io questo albero l'ho visto direttamente, ma non ho percepito una raccolta fondi dietro, quindi adesso mi spiego come sia nato. Grazie. Prego. Grazie Laura, direi che non abbiamo altre domande dalla giuria e quindi direi che possiamo ringraziare Umberto. Grazie Umberto, proseguiamo allora con il proseguente evento. Abbiamo il titolo Safety Leadership Event 2021, il concorrente Fondazione LHS in collaborazione con Tokyo Studio, il cliente Fondazione LHS in collaborazione con Tokyo Studio. Hai sempre pensato che salute e sicurezza sul lavoro siano argomenti tecnici, lontani dalla vita quotidiana? E se ti dicessi che un evento ti farà cambiare idea? Il Safety Leadership Event di Fondazione LHS è il più grande evento italiano sulla cultura della salute e sicurezza. Gratuito e no profit, punta su canali di comunicazione non convenzionali, film, performance teatrali, speech emozionali e musica, per sensibilizzare e motivare all'azione. Dopo 3 edizioni in presenza, in cui ha radunato più di 2.000 persone nei teatri di Bologna, Firenze e Roma, quest'anno, per la prima volta, si è trasformato in un'esperienza digitale. L'evento è stato pensato come un viaggio nella leadership in sicurezza, ricco di contenuti di valore. Ad ogni tappa hanno partecipato ospiti eccezionali, leader aziendali e istituzionali, professori universitari, giornalisti, scienziati e artisti, che hanno condiviso strategie e messaggi preziosi. Grazie alla regia della casa di produzione Tokyo Studio, è stato creato un vero e proprio show in stile televisivo, capace di dare unità e coerenza ai diversi contenuti proposti. Musica, video, interviste, servizi giornalistici e uno spettacolo teatrale appositamente girato per l'occasione. Per mantenere un alto grado di interattività, è stata scelta una piattaforma online in grado di offrire, oltre allo streaming e alla chat, la possibilità di sedersi ai tavoli virtuali, incontrare altri partecipanti e approfittare di sessioni formative di gruppo con esperti di salute, alimentazione, sport e leadership. La campagna di comunicazione ha puntato sulla curiosità e sul passaparola. La notizia dell'evento è stata diffusa tramite newsletter, stampa e social, senza mai rivelare il programma. Chi ha scelto di pre-registrarsi è stato accompagnato all'appuntamento con anticipazioni settimanali e video tutorial sulle funzionalità della piattaforma, creando un clima di attesa e partecipazione. Il risultato è stato incredibile. Il 4 marzo 2021, 1.200 persone si sono collegate da 60 paesi del mondo per assistere all'evento. 14 ospiti, 8 contributi video, una media di 700 collegamenti in contemporanea per 7 ore di intrattenimento e dibattito, a cui hanno partecipato amministratori delegati, manager, professionisti della sicurezza e delle risorse umane, formatori, insegnanti e studenti. Il loro calore e il loro feedback sono la dimostrazione che, anche in forma digitale, è possibile emozionare, ispirare e aprire a nuovi orizzonti. Ok, ci colleghiamo con Davide Scotti, segretario generale della Fondazione LHS. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti. Sì, noi siamo Fondazione LHS, Leadership in Health and Safety, una fondazione che è stata costituita 10 anni fa con la mission di accrescere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro nell'industria e nella società nella quale viviamo. E lo facciamo con un focus molto specifico sull'utilizzo di canali di comunicazione non convenzionali per arrivare non solo alla testa, ma soprattutto al cuore delle nostre audience. Linguaggio del cinema, del teatro, in questi 10 anni li abbiamo esplorati tutti, il linguaggio della musica, il linguaggio dei bambini e così via. Il Safety Leadership Event è un evento che ogni anno facciamo, che è iniziato nel 2016 ed è stato il primo grande evento sulla sicurezza mai organizzato in Italia. Quando parlo di evento intendo un vero e proprio evento con un palco e con centinaia di persone che per una giornata intera, 8 ore, partecipano a un'esperienza immersiva e trasformativa, con lo scopo poi di veicolare il valore della sicurezza sul lavoro nelle comunità di riferimento. La nostra target audience sono sempre manager, lavoratori e cittadinanza. Quest'anno, cioè nel 2021, la sfida è stata grandissima, ovvero quella di trasformare il Safety Leadership Event da un evento fisico a un evento digitale. E volevamo dimostrare che si potevano fare grandi eventi digitali con un altissimo engagement dei partecipanti, così come avviene negli eventi dal vivo. Lo abbiamo progettato a fine 2020 e siamo riusciti a realizzarlo tutto internamente, proprio con il lavoro del team di fondazione. Abbiamo trovato dei partner straordinari nei Tokyo Studio, che sono una società di produzione, che ha sposato questo progetto, anche in parte folle, ma è stato un connubio perfetto perché loro sono tutti under 23, quindi giovanissimi, e mettere insieme il loro entusiasmo, la loro disponibilità, la loro follia all'esperienza ormai diciamo di 2 decadi del nostro team, ed è stata veramente un'esperienza straordinaria, come avete visto anche poi nel filmato. Come dice Walt Disney, no? Se lo puoi sognare, lo puoi fare, ecco, è proprio venuto esattamente come l'avevamo sognato. Grazie Davide, e come sempre la parola alla giuria se ci sono delle domande. Se qualcuno ha bisogno delle domande. A me quello che viene in mente, Davide, è, diciamo che il vostro è una tematica molto precisa, rivolta normalmente a safety manager o HR. L'evento digitale vi ha permesso di allargare la platea e l'audience rispetto alle... Assolutamente sì. È stato bellissimo avere tantissime partecipazioni anche dal mondo scolastico, dal mondo delle associazioni, quindi non solo industria, non solo professionisti, ma il nostro vuole essere un evento assolutamente generalista e il linguaggio utilizzato nel Safety Leadership Event è assolutamente generalista, proprio con l'obiettivo di far veicolare il valore della sicurezza e farlo abbracciare dalla maggior parte di persone possibili, perché poi in Italia questo è un tema che purtroppo se ne parla sempre in maniera troppo razionale, troppo tecnica, ma è una piaga sociale. Anche oggi abbiamo 3 incidenti mortali sul lavoro e 9 sulle strade. Quindi responsabilità di tutti contribuire ad accrescere la cultura della sicurezza è l'attività di fondazione e del Safety Leadership Event è quello di dare ispirazione, dare una direzione, dare anche strumenti per diffondere questo valore. Benissimo, parole giustissime. Grazie Davide. A questo punto possiamo proseguire. Grazie Davide. Il terzo progetto in shortlist, il titolo Mettiti nelle mie scarpe, il concorrente piano B, il cliente Fondazione Empatia Milano. Andiamo al video. Una notte ho svegliato mia moglie Stefania e ho detto: amore mio, dobbiamo aprire un ristorante gestito da ragazzi autistici. Mia moglie mi ha detto: Nico, dormi che è meglio. La storia è iniziata così. La città che torna a vivere con eventi, installazioni. And the idea is that empathy is something. E che cos'è questa scatola che vedete alle mie spalle? È una scatola di scarpe che è come un negozio un po' speciale dove una persona che passa non compra delle scarpe, ma prende in prestito una storia. È un'opera d'arte esperienziale ideata da Claire Patey, direttrice di Empathy Museum, che noi come Fondazione Empatia abbiamo portato a Milano
con delle storie originali. Beh, credo che sia un valore importantissimo. Oggi più che mai l'idea di poter condividere la visione di un altro e di mettersi davvero nella testa degli altri. Tolto le cuffie, la sensazione è l'emozione. Tu fai questa strada con questa persona che ha deciso di condividere con te il suo percorso. Io non so se avrei avuto lo stesso coraggio e la stessa forza. Probabilmente avrei agito in un modo diverso. È come entrare in un film, vivere un film, solo che sono persone reali. Ci si arricchisce, ci si trova un po' più arricchiti dopo. L'empatia vuol dire entrare dentro l'anima di qualcuno, vuol dire entrare dentro quella parte profonda dell'essere umano. La storia che ho vissuto era la storia di un ragazzo che ha raccontato le sue vicissitudini. Quindi, oltre mancarmi quelle scarpe, sento anche un po' la sua mancanza. Ho sentito una storia molto che mi ha tenuto molto vicino, poi con le cuffie qui a Milano è stato molto, molto toccante, ha un po' amplificato la mia dose di empatia. È una cosa che tocca il cuore, sono rimasto molto impressionato. Tutti dovrebbero provare un paio di scarpe sentendo Nico. Resta un profondo senso di affinità, di unione con le persone, di gioia che ci siano persone disposte a mettersi a nudo così. Se gli dei ci hanno dato due orecchie e una bocca, ci sarà un motivo. Quindi impariamo di più ad ascoltare. La prima volta che Leo ha visto la grandine, l'ha vista per terra, poi ha guardato il cielo, poi ha guardato papà e ha detto: papà, il cielo perde i dentini. Ecco, alle 5:30 mi sveglio ancora e mia moglie mi dice: Nico, non ti far venire in mente nient'altro, piuttosto facciamo l'amore questa notte. Ok, ci colleghiamo con Elena Franzosi, Account Project Manager di Piano B. Elena? Buongiorno, piacere a tutti. Buongiorno Elena. Buongiorno Elena. Prego. Allora, Mettiti nelle mie scarpe è un'installazione artistica e nasce da questa premessa, ovvero dalla considerazione che ognuno di noi ha un suo potenziale empatico che può essere coltivato e allenato ogni giorno. Quindi l'empatia richiede un po' di impegno, richiede un po' di sollecitazione, ma garantisce un superamento dei conflitti e sicuramente un arricchimento culturale e relazionale. È un po' una chiave che può portare ad una trasformazione sociale che vada verso un'inclusione di cui si parla tanto adesso. E proprio perché molto convinti di questa riflessione, di questo ragionamento, Piano B ha voluto accompagnare Fondazione Empatia Milano nella realizzazione di quest'opera, che è una opera ispirata all'Empathy Museum di Londra. Il progetto consisteva in un'enorme scatola di scarpe, l'avete vista, una fuoriscala gigantesco in cui i visitatori potevano entrare, scegliere un paio di scarpe da prendere in prestito per una decina di minuti. Insieme alle scarpe ogni visitatore riceveva una cuffia e un lettore MP3 per poter ascoltare una storia che accompagnasse questa passeggiata. Ed era la storia delle persone a cui quelle scarpe erano appartenute, per cui ci sono state persone che hanno voluto regalare la propria esperienza, il proprio punto di vista e le proprie scarpe. Non erano attori, non erano speaker, erano storie vere, alcune straordinarie, altre più ordinarie, ma proprio perché più vicine, comunque è stato incredibile immedesimarsi nelle storie altrui. Il progetto ha avuto una lunga fase di gestazione e soprattutto una fase di ricerca fondi importante. Sono stati Levis e Fondazione di Comunità Milano a supportare il progetto. Il progetto è stato per una settimana in piazza 25 Aprile, ha avuto un enorme successo. In 8 giorni ci sono stati 1500 visitatori, anche nei giorni di pioggia battente, comunque il flusso non si è mai fermato, ma soprattutto ha avuto un enorme riscontro media, sia per la fotogenia, insomma, dell'oggetto. I maxi scala sono sempre comunque interessanti, curiosi, sia per il contenuto che è stato riportato da tutti i principali quotidiani, ma anche da settimanali, mensili. Comunque ci sono stati molti spunti di approfondimento su questo tema che sono stati poi pubblicati dai media. Grazie, grazie Elena. Giuria? C'è Laura che ha alzato la mano. Una domanda sulle storie, come nascono, come sono state raccolte, insomma, come storie vere, storie recitate? Sono tutte storie vere.
tutte storie vere. Tutte storie autentiche, vere, cercate da Fondazione Empatia. Fondazione Empatia fa proprio questo lavoro, in realtà vuole valorizzare la diversità e il valore e il potere dell'empatia, e attraverso una rete enorme di collaboratori e di altre associazioni ha individuato le persone e ha gestito in questo modo la costruzione della storia. Non c'erano autori, tutte le persone facevano un'intervista molto lunga, molto approfondita su una serie di temi, e poi c'è stato un lavoro in studio di registrazione, di condensazione, di sintesi di queste storie nella durata di 10-12 minuti affinché fossero fruibili in un tempo veloce, ma sono tutte storie assolutamente vere. Roberta Gambino, altra domanda? Grazie. Prego. Di replicare, diciamo, questa questo evento, o di allargarlo anche ad altri touch point? È molto interessante il lavoro della fondazione, quindi mi incuriosiva capire se hanno intenzione di capitalizzare su questa bella iniziativa. Allora, sicuramente nei prossimi mesi ci sarà una divulgazione nelle scuole, ci sarà una selezione di scuole lombarde in cui verrà portata questa esperienza, ovviamente senza la scatola, ma con tutte le scarpe, con tutte le storie. L'idea è quella anche di cercare di realizzarla altrove, non soltanto a Milano, e poi di utilizzare le storie anche su canali digitali. Sicuramente sono tutti dei passaggi che avverranno nel tempo con un po' di pianificazione. Bene, grazie. Benissimo. Benissimo, grazie Elena. È importantissimo questo tema dell'empatia comunque, sì. Cioè veramente esatto. Bello. Complimenti importante. Comunque per il tema. Allora, siamo all'ultimo evento, diciamo in shortlist nella categoria evento no profit CSR Sustainable, il titolo Eni Natural Capital, il concorrente è Triumph Group International, il cliente Eni. Le foreste ricoprono oltre il 31% della superficie delle terre emerse e hanno un ruolo centrale nel ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera. Un enorme capitale naturale da proteggere e conservare. In occasione del Fuorisalone 2021, Triumph Group realizza per Eni, in collaborazione con Carlo Ratti Associati e Italo Rota, l'installazione Natural Capital. Ospitata all'Orto Botanico di Brera, all'interno della manifestazione Creative Connections di Interni, l'installazione racconta il ruolo vitale del verde e delle foreste attraverso una delle più grandi data visualization mai prodotte. In collaborazione con l'Università Statale di Milano, sono state analizzate e classificate 34 specie coltivate all'interno dell'orto per stimare la quantità di CO2 che riescono a catturare. In base alla quantità di anidride carbonica catturata dalla pianta in un anno, ogni sfera raggiunge un diametro che va dai 35 cm ai 2 metri e mezzo. La sfera grigia, che rappresenta la quantità di CO2 immessa nell'aria da un essere umano nell'arco di un solo mese, ha un diametro di ben 5 metri, a sottolineare il ruolo prezioso che le piante svolgono nello stoccare la CO2 prodotta dagli esseri umani. Un'installazione sorprendente per significato e dimensioni, per ribadire l'impegno di Eni nei progetti di decarbonizzazione e conservazione delle foreste. Natural Capital ha accolto 40.000 visitatori durante i 9 giorni di programmazione. 105 articoli stampa hanno coperto l'evento, con una reach complessiva di 41 milioni. Successi certificati anche da una survey post-evento. Oltre la metà del campione intervistato ha cambiato la propria opinione su Eni, dando un tangibile beneficio in termini di brand reputation. Natural Capital. Successo naturale. Ok, per Triumph Group International ci colleghiamo con Giorgia Di Filippo, Head of Operation, e Alessandra Assuad, Senior Project Manager. Grazie, benvenute. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora, Eni mira a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Nella propria strategia di decarbonizzazione, i progetti di conservazione delle foreste assumono un ruolo centrale. Ed è proprio l'importanza delle foreste per il benessere del pianeta ad essere raccontato al Fuorisalone con Natural Capital, un esperimento di design che attraverso una grande data visualization mira a sensibilizzare il pubblico circa l'importanza del verde e delle foreste per il benessere del pianeta. Uno studio dell'Università di Milano ha analizzato e classificato 34 specie presenti all'orto botanico e ne ha calcolato la quantità di CO2 stoccata nel corso del tempo. Abbiamo quindi deciso di dare voce alle piante dell'orto e lo abbiamo fatto tramite l'installazione di 37 sfere trasparenti, il cui diametro ha parlato ai visitatori della quantità di CO2 stoccata da ciascuna pianta nell'arco di un anno. Per contrasto, all'ingresso dell'orto, una grande sfera di colore scuro, con il cui diametro di 5 metri abbiamo invece parlato della quantità di CO2 prodotta da un singolo individuo in un solo mese. Questo confronto visivo immediato ha reso chiara quanto per bilanciare le emissioni di un essere umano sia fondamentale l'apporto anche solo di una singola pianta. E lo abbiamo fatto non parlando di foreste lontane, ma parlando di piante che possiamo incontrare nei giardini delle nostre città. Chiaramente abbiamo prestato attenzione ai materiali e quindi la sfera scura è stata realizzata con PVC riciclato, mentre alle 37 sfere trasparenti abbiamo destinato una seconda vita. Riteniamo che l'impatto visivo di questa installazione abbia consentito di raggiungere con un messaggio di sensibilizzazione i 40.000 partecipanti, ai quali abbiamo lasciato degli spunti di riflessione sull'importanza del capitale naturale per il benessere del nostro pianeta. Grazie. Grazie Alessandra. Grazie. Allora, vediamo se ci sono domande da parte della giuria. No, al momento no. Al momento no. Roberto, tu? No, stavo pensando, in effetti, ti vedevo pensieroso. Come mai la scelta dell'orto botanico di Milano? Cioè, è stato comunque... E se l'evento è previsto, potrà essere replicato in altre città italiane, visto il successo? Giusto. Allora, l'orto botanico di Brera non è un nuovo scenario per Eni. Siamo stati presenti con Eni in un'altra installazione all'orto botanico anche 2 anni fa. Grazie a questa collaborazione proprio con l'Università di Milano che gestisce l'orto, l'orto afferisce proprio all'Università di Milano. Devo dire che l'installazione studiata quest'anno si è assolutamente integrata, no, nel contesto. Anche il direttore dell'orto infatti era entusiasta perché effettivamente mai come quest'anno un'installazione si è integrata alla perfezione, parlando proprio delle piante dell'orto. E sul discorso di future installazioni, perché no? Effettivamente è un messaggio importante, un messaggio attualissimo proprio in questo momento storico, quindi sicuramente potrebbe essere interessante replicarlo in altri contesti urbani. Credo sia importante il fatto che siamo stati in un giardino urbano di una città, sì. Perché parliamo sempre, no, di foreste, ci immaginiamo foreste lontane, ma il visitatore ha proprio bisogno, secondo me, di percepire l'importanza della conservazione del verde, delle piante, parlando di piante vicine, no? Esperienze di giardini urbani che possiamo vivere quotidianamente. Quindi speriamo sì di replicarne altre. Perfetto, grazie mille a Triumph Group International, in bocca al lupo. Grazie Alessandra, grazie Giorgia, grazie mille. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Io ho finito. No, Roberto, allora, con questo progetto chiudiamo anche la categoria degli eventi no profit, CSR, insomma, gli eventi sostenibili. Però, chiudiamo anche la tua parte di intervento, ma ti ringraziamo molto. Grazie, grazie a voi Gianmaria, grazie alla giuria. Per le domande che, diciamo così, oltre a noi e alla giuria ci hai permesso in qualche modo di portare ai progetti.
Ti ringrazio. Grazie mille. Ti ringrazio lavoro, veramente tanto. Grazie, grazie Roberto. Grazie. E allora tu praticamente passi il testimone e adesso quindi abbiamo qui con noi, perché abbiamo ancora diversi eventi, abbiamo due categorie intere da andare ancora a vedere, a, insomma così a giudicare. E per questa seconda parte del pomeriggio chi ci guiderà sarà Armando Mastrapasqua, che è amministratore delegato di CVT Carlson Valgolic Travels. Ciao Armando. Ciao, come ciao. Stato? Bene. Benvenuto. Grazie e mille. Grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie. Benvenuti ai giudici. Vi ho lasciato questa grazie. Mattina, quindi siete ancora vivi e vegeti. Bravo, bravo. Infatti no. Ti abbiamo anche visto collegato stamattina. Okay, quindi sei in doppia veste. Oggi sei un digital perfetto. Perfetto. Quindi così. Allora, come dicevi, sì, abbiamo due categorie per chiudere la giornata. La prima delle quali è dedicata al lancio prodotto. Sì. Ci sono sei progetti in gara. E quindi direi di iniziare subito con perfetto. Il primo. Il titolo dell'evento è Yves Saint Laurent Butte Andres Freedom, il concorrente è Creo di Experience Driving Company e il cliente è appunto Yves Saint Laurent Butte, quindi direi di vedere il video intanto per iniziare. Benissimo, grazie. Sono orgoglioso di aprire questo grande evento virtuale che parla di libertà. Per hashtag Undressed Freedom, dedicato alla presentazione della nuova fragranza Libre Eau de Toilette, abbiamo prodotto un evento digitale altamente spettacolare che ha visto la partecipazione di 2700 vendeuse. A partire dalla produzione video iniziale, tre viaggi, quelli dei relatori, che rappresentano la metafora del senso di leggerezza, consapevolezza e libertà, che terminano sulla scena dell'evento. Evento a cui tutte le vendeuse hanno preso parte attraverso un invito ufficiale tramite DEM. Interamente realizzato con tecnologia virtual 3D e reso spettacolare dall'utilizzo di effetti wow. L'intro e l'utilizzo di un enorme cubo interattivo, animato inizialmente da grafiche e immagini che poi lasciano spazio alla discesa del cubo verso il pavimento, il quale si apre e svela la scenografia di tutto l'evento. L'effetto wow è stato garantito anche da una scenografia 3D immersiva, supportata dalla nostra regia interattiva, che è riuscita a far immergere i vari relatori all'interno di uno spazio 3D che si muoveva intorno a loro. L'utilizzo del real-time object tracking, tecnologia con cui il relatore, tramite un semplice movimento della propria mano, ha potuto far scoprire a tutti i partecipanti le caratteristiche della nuova fragranza Yves Saint Laurent. Un momento di interazione con tutto il pubblico collegato. Grazie al nostro evento siamo riusciti a trasmettere la vera essenza del brand e della fragranza ispirata a una donna che vuole esprimersi e mostrare la fiducia in se stessa come un modo per rivendicare la sua libertà. Molto bene, allora per sapere qualcosa di più di questo evento ci colleghiamo con Veneranda Bacca, amministratore delegato di Creo. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie, grazie a tutti, piacere. Allora, evento si è tenuto ad aprile di quest'anno, quindi lancio di prodotto per la bellezza, però completamente digitale, dove volevamo trasmettere il concetto di libertà, di Undressed Freedom, che erano le parole chiave proprio del brand, attraverso che cosa? Un viaggio. Un viaggio che hanno fatto gli speaker dell'evento stesso, ma un viaggio che hanno potuto fare tutte le vendeuse attraverso proprio un racconto, lo storytelling durante tutto l'evento. Quindi questo viaggio, abbiamo realizzato dei video logicamente registrati prima dell'evento stesso, in cui si aveva questa visione di collegamento particolari, per poi entrare in un nuovo mondo, che è il mondo di Libre, il mondo della libertà assoluta, quindi dove non abbiamo confini, cioè noi apriamo un cubo come andare a svelare tutte le parti interne proprio che ci possono dare quella libertà totale che Libre deve dare alla donna.
La donna Yves Saint Laurent è una donna rock, è una donna forte, è una donna che non vuole confini, non vuole costrizioni, e lo abbiamo voluto rappresentare proprio con questo cubo che si apre, si spalanca a tutte le vendeuse in questo caso, per andare a scoprire dettaglio dopo dettaglio proprio come la fragranza si sposa sullo storytelling proprio del brand. Grazie. Bene, grazie mille. Grazie, vediamo allora se c'è qualche domanda da parte della giuria, qualche chiarimento. C'è Alessandra, Alessandra Lanza. No, non ti sentiamo. Aspetta Alessandra un attimo. Bene, scusate. Adesso sì. Ok. Allora, buongiorno, ciao, dicevo complimenti, una domanda. No, questo è un evento che avete fatto, allora, correggimi se sbaglio, per le commesse stiamo parlando, no? Okay. Le vendeuse sì, sono le venditrici proprio delle profumerie, quindi target profumerie di tutta Italia che possono vendere quindi, il Saint Laurent. Quindi di fatto era un target di vostri già clienti o anche di prospect? Cioè nel senso... Sono prospect, erano prospect di L'Oréal Luxe. Noi abbiamo generato, quindi è stata generata una campagna di comunicazione su questo evento attraverso i canali ufficiali, quindi sia social che ufficiali, quindi attraverso una piattaforma che si chiama Learning Luxe per quanto riguarda proprio L'Oréal Luxe, dove si possono iscrivere le vendeuse. E in realtà grazie a questo evento anche la piattaforma è comunque ha avuto tantissime iscrizioni in più. Considerate che quando è stata generata la piattaforma all'inizio il database iniziale di iscritte era intorno alle 500 vendeuse, che sono adesso arrivate a più di 5.000 vendeuse per il trend, diciamo il settore proprio L'Oréal Luxe. Grazie. E molto engaggio c'è stato attraverso la campagna social di questo evento. Non so se avete visto questo evento, poi era nell'arco della giornata erano tre sessioni, una sessione con le giornaliste, una sessione con le influencer e poi la sessione finale culminante alla sera proprio con le vendeuse. Bene, grazie. Posso mille fare un'altra domanda? Sì, dai, abbiamo ancora qualche secondo. Esatto, approfittavo dei secondi. Spesso questi eventi PR, di commerciali, insomma, con la tecnologia e col digitale vengono spesso allargati anche a un pubblico più ampio, no? A un target anche di consumer. Qui non era il caso in termini di contenuti, cioè... No, esatto, questo è comunque passa, questo evento è formativo. Quindi è informazione, formazione sui nuovi prodotti per L'Oréal Luxe, quindi un target più ristretto. La campagna social logicamente era più ampia, ma questi target sono più ristretti. La particolarità di questo evento, che poi si discuterà, è comunque andato in onda su Teams. Ok, sì. Quindi è una tecnologia che è stata, diciamo, una tecnologia 3D utilizzata in una piattaforma come Teams. Ok. Grazie mille. Grazie Veneranda. Grazie Veneranda. Allora entriamo al prossimo, Armando. Il prossimo, esatto. Il titolo dell'evento, del progetto è Beyond Imagination, SF90 Spider War Premiere. Il concorrente è Next Group e il cliente è Ferrari. Bene. Vediamo. We'll be right back.
Let me introduce to you the new SF90 Spider. Molto bene, allora per sapere qualcosa di più di questo progetto chiediamo l'aiuto di Simone Coggi, Head of Business di Next Group. Eccolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, Simone. Buongiorno. Dunque, tutti sappiamo che un evento parte quasi sempre dalla ricerca di una location e portare le persone in un luogo è il primo passo per entrare nella dimensione straordinaria di qualsiasi evento. Ma se le persone a causa del Covid sono a casa sedute sul solito divano da miliardari, questo passo diventa un po' più difficile. Eppure per questo lancio la location, intesa come luogo immaginario dove volevamo portare il pubblico per il lancio, che fosse Beyond Imagination, è stata una delle due scintille creative che ci hanno guidati. Abbiamo avuto per una volta l'opportunità di ribaltare il paradigma studiando e creando un luogo oltre l'immaginazione che contenesse e comunicasse in qualche modo i valori di performance, di tecnologia e di lifestyle di questa macchina. E questa opportunità ci ha portati a creare un'iperrealtà di un circuito cittadino immaginario che, ovviamente con un uso potente di grafica tridimensionale, come avete visto, ha permesso all'auto di esprimere i propri valori, i propri concetti eccezionali con queste fasce di energia, con queste proiezioni sui palazzi, con i corridoi digitali e così via. Però una volta arrivati all'estrema digitalizzazione, abbiamo voluto creare anche una permeabilità credibile tra il digitale e le scene girate con l'auto vera e con gli speaker in carne ed ossa che erano lì a raccontare la vettura in prima persona a caldo in un posto che fosse il più vero possibile. Abbiamo asfaltato una parte di uno studio televisivo con tanto di guardrail e cordolo per rendere una sensazione di verità. Ed è un luogo dove si è sprigionata un'energia reale del reveal. In quel momento Charles Leclerc è sceso dalla macchina, l'ha vista per la prima volta, l'ha commentata a caldo, creando una fusione perfetta tra digitale e reale per una narrazione che avesse grande efficacia. Secondo punto, i superpoteri che abbiamo voluto dare ai relatori, agli speaker che descrivevano la macchina. Quante volte abbiamo pensato sarebbe bello se lo speaker in una convention avesse la possibilità di descrivere l'oggetto facendolo ruotare davanti a sé o mostrandone le parti interne o generando fasce di luce che evidenziano i dettagli. Ecco, questo è il desiderio che ci ha guidati e con la realtà virtuale abbiamo, diciamo, girato a nostro vantaggio la distanza tra relatori e pubblico. Abbiamo dato dei superpoteri ai relatori che in questo modo si sono trovati Beyond Imagination a descrivere in un modo eccezionale il prodotto. Pensate che nei giorni di shooting, invece che trovarsi a mettere a punto quegli speaker, le solite slide di presentazione, ci siamo trovati a doverli frenare nella ricerca di trovate che ogni volta dicevano facciamo in questo modo, facciamo in quest'altro, è stupendo, è bellissimo, è più efficace del solito. Infine, per sempre parlando di superpoteri, abbiamo dato i superpoteri, come avete visto, al pubblico che poteva scegliere per una volta il percorso di narrazione più congeniale. La presentazione era customizzata, ognuno sceglieva il modo che preferiva per scoprire questa macchina e i suoi dettagli. Li abbiamo messi davvero al volante di questo unveiling per andare oltre l'immaginazione. Sì, una super presentazione, non so se ci sono domande.
da parte della giuria. Vediamo se ci... Sì, Arianna. Arianna, se ci sono domande che coinvolgono ancora Jane dall'interno. No, basta. Ciao Simone. Ciao. No, volevo una curiosità, ciao. Una curiosità, volevo capire come era stato settato il pre-evento in termini di coinvolgimento, engagement dell'audience, in modo diciamo da calibrare un po' un messaggio e settare le aspettative su un format che insomma che è chiaramente di rottura verso il passato. Allora, questo si è trattato nella primissima fase di un evento privato, per cui destinatari di questa lancio erano dei clienti Ferrari, identificati da Ferrari dal loro potentissimo CRM che identifica chi la macchina deve vederla e deve comprarla praticamente a colpo sicuro. Nei giorni precedenti erano stati mandati loro attraverso un'app che Ferrari ha per la relazione con i propri clienti dei teaser, dei video teaser, che ovviamente diciamo erano originati dallo stesso core concettuale. E questo è sostanzialmente quanto, era un evento ad inviti. Quando parlo di location è veramente così, ti invito, vieni nella mia location, scopri il mio prodotto, vivi un'esperienza che ho fatto espressamente per te, per quelli decina di migliaia di clienti che Ferrari aveva identificato. Bene. Bene, grazie mille Simone. Ok, allora se non ci sono giurate, niente altre domande? Andiamo avanti, okay. Quindi a questo punto passiamo alla Scuderia Ferrari, esattamente. Sì. Quindi presentiamo Scuderia Ferrari Global Team Car Launch 2021, il concorrente 99 e il cliente Scuderia Ferrari questa volta. Gennaio 2021, Scuderia Ferrari sceglie 99 per il Global Team and Car Launch 2021. L'idea vincente di 99 è stata proporre più di un evento, un cambiamento di paradigma narrativo fondato su un nuovo storytelling, dove l'immagine della scuderia e dei suoi campioni è arricchita di nuove dimensioni. L'ambizioso progetto si è articolato attraverso due eventi film immersivi, una strategia di social engagement, la Global Press Conference e il Digital Meet and Greet con partner e tifosi collegati da tutto il mondo. Straordinari veicoli del nuovo paradigma narrativo sono stati due eventi film immersivi per i quali ci siamo ispirati ai più importanti benchmark internazionali, realizzati in stile cinematografico della durata rispettivamente di 16 e 10 minuti, con un totale di 7 relatori e 8 set, pensati per essere successivamente destrutturati in pillole per i social. I film hanno raccontato, grazie ad un tono emozionale e ad un montaggio dinamico ed intimista, i protagonisti della Scuderia Ferrari. Una narrazione intima, sincera e vicina al cuore della tifoseria di tutto il mondo, per dare concretezza all'hashtag Essere Ferrari, uscendo dagli schemi classici delle presentazioni di altri team sportivi. Una spinta sull'acceleratore per tutta la durata dell'evento, dal benvenuto di Mattia Binotto alla chiusura, passando dal confronto ironico fra Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il reveal dell'auto è stato anch'esso anticipato da un'introduzione di Binotto, per poi trionfare in un innovativo beauty shot della nuova SF21, realizzato con un'illuminazione dall'alto come unica fonte di luce, e concludersi con l'intervento di John Elkann affiancato da animazioni 3D in realtà aumentata. Una scelta originale, capace di andare oltre l'auto e di simulare l'asfalto della pista utilizzando un sistema formato da Steadicam e Trinity, solitamente poco utilizzato per questo tipo di riprese, ottenendo un risultato distintivo rispetto a tutti gli altri lanci. Per gli eventi digitali, Global Press Conference e Meet and Greet con partner e tifosi, la divisione Lemon di 99 ha sviluppato un sistema multipiattaforma per consentire la gestione in diretta full live di oltre 650 collegamenti da tutto il mondo e due dirette televisive. Una giornata intensa per Charles, Carlos e Mattia, che hanno potuto vedere e rispondere alle domande dei giornalisti, partner e tifosi in modo fluido e stabile, alternando due conferenze stampa, due dirette TV, numerose interviste one-to-one, l'incontro con i partner e in conclusione il momento più emozionante della giornata, quando i tifosi da tutto il mondo hanno potuto interagire in maniera diretta con i loro idoli e letteralmente circondarli in un abbraccio globale. I risultati dell'evento sono stati altrettanto incredibili. Confrontando il lancio dell'anno precedente, si è registrato un fortissimo incremento di tutti i KPI ed una massiccia copertura della stampa globale che in alcune occasioni ha posto l'accento anche sull'ottima resa dell'evento stesso.
Strategia, creatività, innovazione, tecnologia, centralità dei contenuti ed un team di oltre 150 professionisti sono stati gli ingredienti di successo per questo evento Ferrari firmato 99. Bene, allora rimaniamo in ambito Ferrari, ma un'altra sì, anima, certo. E chiediamo in questo caso invece l'aiuto di Simone Mazzarelli, CEO di 99, per raccontarci un po' meglio l'idea. Benvenuto Simone. Buon pomeriggio, grazie, ben ritrovati. Ci ritroviamo. Eravamo in pieno periodo Covid e quindi eravamo tutti quanti di nuovo distanti. La strategia per trattare, per raccontare Ferrari è stata quella invece di avvicinare attraverso un nuovo linguaggio e quindi raccontare non più soltanto gli eroi che stanno alla guida delle monoposto, ma le persone che sono dietro i campioni, avvicinare i partner, avvicinare la tifoseria, avvicinare i giornalisti con un dialogo diretto, facendoli veramente incontrare, anche se fisicamente non era possibile, ma la tecnologia ci ha aiutato tantissimo, sia per il modo in cui abbiamo trattato i contenuti, sia per il modo in cui poi abbiamo gestito attraverso, come diceva il filmato, una serie di piattaforme, un dialogo di scambio estremamente accostato, estremamente vicino tra l'audience e i redattori, che in questo caso erano Binotto e i due piloti. Insomma, la vicinanza e l'accostamento è stata la base un po' di tutto quanto e quindi dell'insieme dei due docufilm, della conferenza stampa, dell'incontro con i partner, dell'incontro con i tifosi e poi tutte quante le strategie social che hanno fatto sì che tutti quanti questo insieme di contenuti diventassero una sequenza di tantissime micropillole che hanno per una coda lunga caratterizzato poi i mesi successivi al lancio per essere estremamente immanenti con questo appunto nuovo tipo di storytelling con cui abbiamo caratterizzato il nuovo lancio della SF21 e l'introduzione dei piloti. Grazie mille Simone. Grazie. Vediamo se c'è qualche domanda da parte della giuria. Allora. Sì, eccola lì. Sì, sempre Alessandra. Alessandra. Non ti sentiamo. Aspetta. Sì, adesso sì, okay. Vai. Sembra un peccato non approfittare della presenza delle agenzie per chiedere delle cose. Quello che ti volevo chiedere, una domanda simile a quello che ho fatto a un collega, cioè questo evento è nato per tanti diversi target, cioè la domanda è nato fin dalle origini per questi diversi target che avete messo insieme oppure il contenuto poi ha definito l'opportunità di allargarlo? E se è nato per tutti insieme, qual è stata la difficoltà che avete riscontrato ad avere un unico contenitore che doveva parlare a persone con esigenze diverse? Allora, il brief era partito dall'inizio, che avevamo tantissimi target diversi, quindi dovevamo chiaramente presentare la nuova vettura insomma, al mondo, perché questo è un evento globale, quindi principalmente alla tifoseria e ai giornalisti di tutto il mondo e attivare tutti quanti i partner. Quindi, sebbene poi i target erano diversi e abbiamo scelto una metodologia diversa di condivisione di questi contenuti in realtà, cioè ciascuno dei target aveva una metodologia di ingaggio differente, quindi mentre i docufilm hanno avuto una possibilità di visibilità globale attraverso una sequenza di canali proprietari di Ferrari, poi in realtà avevamo una serie di cluster di stakeholders che avevano modo di vederlo in maniera dedicata e poi avevano la possibilità di parlare live con i giornalisti, ma erano tutti quanti, scusate, con i piloti, ma erano tutti quanti momenti dedicati. Quindi avevamo, diciamo, dei core content e poi una sequenza di declinazioni verticali sui singoli target. Bene, grazie Simone, grazie Alessandra per la domanda. Simone, solo una cosa, per i due docufilm, diciamo, forse sì. Stamattina ci avevi accennato, ma magari non mi ricordo bene io, cioè alla fine il tempo proprio in qualche modo dedicato alla realizzazione e alla produzione, quanto è stato?
Allora, in totale noi abbiamo fatto uno shooting di 8 giorni. Abbiamo avuto 8 giorni di shooting. Ok, 8 giorni di shooting. Va bene. Che sono stati dettati dall'agenda estremamente intensa dei piloti, di cui uno di loro era anche nuovo, e dal fatto che la macchina è stata assemblata per la prima volta 2 ore prima che noi iniziassimo lo shooting. Sì, quello. Infatti. Va bene. Ok. Va bene, allora, quarto progetto in gara, titolo Born to Farm, il concorrente Next Group, il cliente Massey Ferguson, AGCO Corporation. Bene, sempre automoti, sempre rosso, però cambiamo un po' lo scenario. Certo. E questa volta lasciamo la parola a Piero Dura, direttore creativo di Next Group. Benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Mi sentite bene? Benissimo. Sì, sentiamo Piero. Perfetto. Allora, avete visto un sacco di numeri, un sacco di cifre, è stato un evento molto complesso, tralascio tutte queste cose, credo che conta, quello che conta credo sia un altro punto, perché dopo un anno tutti quanti siamo abituati allo streaming, allo Zoom, essere distanti è la nuova normalità. Un anno fa la sfida era offrire uno sfoggio tecnologico che si facesse ricordare, ma solo un anno dopo è cambiato tutto il mondo. Quindi, perché si occupa di eventi, sono passati 10 anni, la sfida è molto diversa. Oggi lo sfoggio tecnologico diventa quasi un ostacolo perché è stanco, è qualcosa che ci allontana invece di avvicinarci, invece di incuriosirci. Quindi oggi, sempre più anche in futuro, il concetto guida, il pensiero vincente, e sarà essere autentici. Occorre creare quindi dei format che siano veri, credibili, autentici appunto. No? Se pretende di avere l'attenzione di un cliente che mi segue da uno smartphone mentre è in viaggio, mentre è in un luogo come un ufficio dove c'è rumore, allora se voglio avere la sua attenzione e partecipazione devo davvero offrirgli qualcosa di forte, devo offrire un'idea, usare un linguaggio che sia originale, ma autentico, legato all'esperienza reale.
Allora abbiamo detto, sapete che c'è l'anno scorso per l'Università di Ferguson eravamo in un fantastico set virtuale. Quest'anno invece scendiamo in campo, letteralmente, andiamo nella realtà, andiamo nei campi, sotto il sole, in mezzo a un campo di grano da mietere, mettiamo le scarpe nella terra dove la mettono i clienti di Massey Ferguson. E quindi non parliamo tanto di nuovi trattori, ben 8 prodotti da presentare, parliamo dei clienti, intervistiamoli, portiamoli veramente in scena perché sono loro le vere star. Partiamo dalle richieste, partiamo dai desideri e presentiamo nuovi trattori, i servizi e tutto il resto come risposta alle domande dei clienti. E infine i trattori li presentiamo esattamente dove nascono, nella fabbrica, lungo la linea di montaggio, e li facciamo presentare non da presentatori che parlano perfettamente inglese, ma dai tecnici che li costruiscono, li progettano, li collaudano. Gente vera, parlerà un inglese magari così così, ma è credibile, è autentica. Ma se Ferguson ci ha creduto, ha cavalcato l'idea, è venuto un grande lavoro e davvero un grande risultato, perché davvero essere autentici oggi è la chiave vincente. Grazie mille Piero. Grazie Piero. Prego. Ci rivolgiamo ai giudici, ai giurati, per sapere se c'è qualche domanda. No, direi che Piero ci ha raccontato tutto benissimo dell'idea. Grazie mille allora. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Allora, rimaniamo sempre nella categoria lancio prodotto. Questa sì. Volta parliamo di Martini Live Bar. Il titolo, il concorrente Opossum Agency, il cliente Martini. Andiamo a vedere. Bene, il rosso ci accompagna in questa categoria, finale, esatto. E chiediamo il contributo allora di Edi Campo, executive producer di Opossum Agency. Ciao, benvenuta. Buonasera, ciao. Scusate, ho il cane purtroppo che appaia nei momenti sbagliati. Opossum è una piccola ma appassionata realtà e perdonatemi se rubo giusto qualche secondo per ringraziare il team che ha lavorato su questo progetto, Mario Corte, Antonio Castellano, Mattia Del Conte e Stefano Frea, grazie ragazzi. Brevemente, il Martini Live Bar nasce da un brief ricevuto da Martini per l'ideazione di attività volte al lancio di Fiero, il nuovo prodotto di Casa Martini del segmento aperitivo. L'obiettivo era di avvicinare il target dei millennials al brand Martini e al Fiero in particolare. Martini gode ovviamente di una brand awareness altissima anche a livello internazionale, ma il target più giovane, pur conoscendo la marca, non la riteneva affine al proprio mondo. Il progetto prevedeva inizialmente 20 in presenza, diffusi sul territorio, poi è sopraggiunto il Covid e quindi in corsa abbiamo riformulato tutta la creatività e immaginato un format che fosse puramente digitale. Martini è stato entusiasta della
là dell'idea, per cui nel contesto di chiusure generalizzate di locali, bar, luoghi di ritrovo, abbiamo pensato di portare il tipico momento conviviale dell'aperitivo nelle case del nostro target attraverso appunto un format streaming che riuscisse ad ingaggiare l'audience di riferimento con una line-up artistica e una squadra di influencer perfettamente coerenti con i gusti del nostro pubblico. E poi per fidelizzare ulteriormente, visto che si trattava di 7 appuntamenti nell'arco di un anno, abbiamo investito nella qualità audio e video, abbiamo utilizzato un drone per spettacolarizzare al massimo la location Terrazza Martini e questo ha creato anche una certa credibilità nella community degli artisti che non si sono creati problemi a mostrarsi con il drink in mano e soprattutto a trasmettere la diretta streaming sui loro canali social, diretta streaming che ovviamente andava anche sulle properties digitali del brand, su cui rimaneva fra l'altro fruibile per ulteriori 15 giorni dopo la live. E il momento focus aperitivo è stato creato attraverso una bartender che durante l'intervista al bancone del bar con l'artista raccontava come poter creare molto semplicemente il Fiero & Tonic anche a casa in maniera veramente basica. Bene, grazie mille. Abbiamo qualche domanda da parte dei giurati? Martini? No, quindi gli eventi si sono svolti live, ma erano chiusi al pubblico, diciamo, sono solo stati trasmessi, giusto? Sì, solo il primo in realtà è stato un mix, quindi un evento digital. Tra l'altro si è svolto a Torino l'unico evento fuori Terrazza Martini dove abbiamo avuto pubblico, ma eravamo già in fase diciamo pre-chiusure per cui abbiamo attivato sia lo streaming che un pubblico selezionato, chiaramente invitato e distanziato. Poi da lì in poi le chiusure si sono rafforzate per cui abbiamo trasformato il tutto solo in evento streaming senza pubblico. Bene, grazie mille. Okay. Perfetto. Allora... Grazie Edi. Grazie. Allora chiudiamo la categoria lancio prodotto. Sì. In questo caso parliamo di Welcome to the Next. Generation. Non so come si pronuncia doppia X. Next Generation. Il concorrente è Prodea Group e il cliente è Fastweb. Vediamo. Un oggetto iconico, il nuovo Internet Box di Fastweb Next, diventa il centro di un'esperienza innovativa per giornalisti, retailer e dipendenti, immaginata e prodotta da Prodea Group. Era necessario guardare avanti, cercare un modo di presentare il nuovo Internet Box con un'idea che fosse in linea con il prodotto, che fosse Next. La nuova sede di Fastweb è diventata così il setup per un evento diviso su 2 giornate. La prima, dedicata ai giornalisti, sia in presenza che in streaming. E la seconda, per coinvolgere i 2500 dipendenti e per la forza vendita, in un evento in streaming. Il setup era composto da 3 pareti LED, in grado di simulare ambienti, di diventare videoracconto, di animare keywords e contenuti, e da un pavimento percorso da linee di luce. A presentare Next ai giornalisti, l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno. E proprio l'AD è stato il protagonista di un video girato a casa di un cliente, attraverso cui tutte le features di prodotto, tra cui Alexa integrata, sono state raccontate in maniera divertente, dinamica, nuova. La press conference ha visto la presenza in sala di alcuni rappresentanti della stampa ed un collegamento in streaming live in cui Alberto Calcagno ha raccontato il prodotto, la sua visione strategica ed il futuro prossimo dell'innovazione made in Fastweb. Il nuovo Internet Box è diventato il centro di un reveal che ha presentato alla stampa l'innovazione tecnologica di Next. I contenuti nascevano dall'Internet Box per spostarsi seguendo le linee di luce sui LED ed attivare le immagini dei testimonial. Il giorno successivo, il setup si è trasformato in casa Fastweb. All'interno del salotto si sono alternati i diversi speaker che hanno raccontato lo sviluppo dell'infrastruttura, l'innovazione di prodotto, le novità di marketing e comunicazione, in un flusso di immagini, keywords, video. Una presentazione che ha utilizzato gli schermi LED come supporto per un racconto emozionante, che ha coinvolto dipendenti e forza vendita in una nuova dimensione di live streaming. Tutti gli speaker sono stati supportati da un coach e da un content curator per sviluppare presentazioni che utilizzassero i LED in maniera immersiva. Welcome to the next generation.
Molto bene. E allora in questo caso lasciamo la parola a Jeb Cucco, direttore creativo di Prodea Group, appunto. Buongiorno. Ciao, buonasera. Buongiorno a tutti. Buongiorno Jeb. Devo dire che riuscire a portare a casa questo evento e riuscire a fare una presentazione di prodotti in un periodo ancora di pandemia, perché comunque eravamo a maggio, quindi abbiamo giocato insieme a Fastweb per avere in parte la presenza dei giornalisti e dall'altra invece i giornalisti collegati il primo giorno, mentre il secondo giorno aperta tutta la forza vendita, quindi a più di 3.000 persone. Quindi la necessità era quella di riuscire da un lato ad avere un linguaggio che funzionasse sia nello streaming che nella presenza, ma soprattutto riuscire a individuare un narratore d'eccezione come Alberto Calcagno, che è l'amministratore delegato di Fastweb, ma è un amministratore delegato sicuramente molto, molto rock come attitudine, che si è prestato sia a costruire insieme un percorso nei contenuti particolare, ma soprattutto a diventare il protagonista del video in cui si spiegavano tutte le features di prodotto. Video in cui, con un tone of voice ironico e divertente, perché lui era a casa di un cliente, abbiamo giocato insieme alla famiglia a costruire un percorso narrativo insieme a loro, per riuscire a raccontare comunque l'Internet Box di Fastweb, che è sicuramente un prodotto innovativo, diverso, che quindi aveva bisogno di un racconto che riuscisse a entrare esattamente nel dettaglio e nella qualità. E dall'altra avere un unico setup all'interno della sede Fastweb, in cui abbiamo ripreso l'ottagono appunto della forma dell'Internet Box, sia per tutta la campagna di comunicazione, sia facendolo diventare questo grande portale di ingresso, e sia facendo in modo che lo stesso setup potesse funzionare in due configurazioni completamente diverse. Il primo giorno per i giornalisti, quindi con Alberto Calcagno protagonista, l'Internet Box al centro, queste linee di luce che collegavano i contenuti e il box agli schermi LED, dove non avevamo PowerPoint ma tutti i contenuti video, quindi tutta la parte di speech utilizzava uno speech support diverso da quello a cui siamo abituati normalmente, e dall'altro il giorno dopo invece trasformare una sorta di casa Fastweb, quindi un salotto da cui invece parlare alla rete vendita e a tutti i dipendenti, per riuscire a raccontare oltre ovviamente al prodotto anche tutto quello che sarebbe stata la campagna di comunicazione, l'utilizzo dei testimonial e le novità appunto marketing legate al prodotto. Quindi un unico setup per due giornate, per due eventi diversi, con due target completamente diversi, ma che in qualche modo hanno trasformato Alberto Calcagno nel protagonista della narrazione e hanno usato l'Internet Box come contenitore di tutti i contenuti che sono stati poi esplosi all'interno del setup e dei LED. Ok. Grazie mille. Come sempre vediamo se c'è qualche domanda da parte dei giurati, no? Per questo ultimo, diciamo, progetto nella categoria lancio di prodotto? No. Direi di no. Va bene, allora grazie mille al collega Cucco. Chiudiamo a questo punto la categoria, però sì, Passiamo immediatamente a quella successiva. Sì. Esatto, in questo caso parliamo della categoria evento education e formazione e cominciamo con Nel tempo di una storia, il concorrente Adverteam Next Group e cliente Asso Lombarda e Musimpresa. Il progetto Nel tempo di una storia nasce dall'esigenza dei musei e degli archivi d'impresa di raccontare quello che c'è al loro interno, i materiali e soprattutto di fare vivere l'animus che li ha ispirati. Animus è fatto da lavoro, ricerca, innovazione, storie di persone e di processi produttivi. I musei e gli archivi di impresa raccontano storie, raccontano cioè i processi di persone che lavorando hanno introdotto elementi di grande cambiamento nella società italiana.
Il racconto è un racconto contemporaneo. È un racconto di un viaggio, così come ogni viaggio ha bisogno di essere raccontato. Instagram è uno strumento profondamente legato alla contemporaneità del racconto. Tocca generazioni, i giovani, con cui vogliamo parlare, nella convinzione che la memoria sia un esercizio molto sofisticato e contemporaneamente molto popolare, che deve guardare alla dimensione della coscienza del percorso storico per poter costruire il futuro. I nostri luoghi sono i posti dell'avvenire della memoria. Instagram è uno strumento molto contemporaneo, accessibile e facile per le nuove generazioni perché a loro passi la consapevolezza delle radici profonde delle trasformazioni e perché li renda, grazie alla consapevolezza delle radici, protagonisti di questa operazione di cambiamento. Molto bene. Allora, per parlare di questa idea, di questo progetto, passiamo la parola a Maria Chiara Albanese, Account Director di Advertim Next Group. Ecco. Ciao, benvenuta. Buonasera a tutti. Il progetto nasce durante il secondo lockdown, è il novembre del 2020 e i musei e gli archivi non sono accessibili. E la sfida che ci pone il cliente è quella di raccontarli, ma soprattutto di coinvolgere un target che è il largo pubblico di internet attraverso uno storytelling che fosse innovativo, contemporaneo e comprensibile a tutti. Uno storytelling che generasse curiosità e che questa curiosità portasse poi in un momento di riapertura alle visite di queste realtà, ovvero musei e archivi d'impresa che sono sparsi lungo tutto il territorio nazionale. La nostra idea creativa è stata quella quindi di creare un vero e proprio tour geolocalizzabile, fruibile virtualmente, ma costituito da immagini e video originali realizzati custom made attraverso delle visite reali, le visite appunto lungo questi musei e archivi d'impresa. E per far ciò abbiamo deciso di stupire, in un certo senso sfidare anche il nostro cliente, ma soprattutto i musei e gli archivi d'impresa, dicendo loro che questo tour doveva vivere su una piattaforma loro nuova, che era appunto Instagram. Per far ciò era però anche necessario trovare un occhio particolare, un occhio che sapesse guardare al di là dell'ordinario. Ed è così quindi che in un pomeriggio di novembre chiamo Simone Bramante, fotografo internazionale da oltre 1 milione di followers, che dopo pochi minuti mi dice: perfetto, siamo a bordo. E in questo siamo mette What Italy Is, ovvero la piattaforma, il blog che con Giuseppe Mondi ha fondato diversi anni fa e dove raccontano il bello dell'Italia e del Made in Italy, creando loro stessi una guida, diciamo, al turismo unconventional. Nel tempo di una storia è un tour straordinario, realmente straordinario, realizzato nell'arco di 30 secondi. E questo è il tempo di fruizione di ogni singolo racconto, dove attraverso l'approccio strategico, narrativo di un tema verticale, si mette in evidenza un oggetto, una chicca o un tema racchiuso all'interno del museo dell'archivio d'impresa per parlare di tematiche più ampie, quali sostenibilità, innovazione, cultura d'impresa, di un patrimonio enorme che non è altro se non la nostra memoria storica, una storia che appartiene a tutti noi. Grazie Maria. Termino perché ho visto che il mio tempo purtroppo è finito. Ho visto che lo sguardo andava al cronometro. È finito questo progetto. Grazie. Grazie. Ma adesso vediamo con qualche domanda se per caso è la possibilità oppure ti lasciamo qualche altro secondo. Se... Sì, per eccoci Iole. Qua. Prego Iole. È veramente, cioè, secondo me è bellissimo. Una domanda: il canale utilizzato è stato soltanto Instagram perché volevate colpire, diciamo, il target era quello dei millennials, o si pensa in futuro di estenderlo anche su altri canali magari più tradizionali tipo Facebook?
Allora, grazie mille della domanda. Il progetto nasce volutamente solo su Instagram per una doppia ragione. Innanzitutto il gioco di parole, cioè raccontiamo una storia nel tempo di una storia, che è appunto il tempo delle storie di Instagram. Sono 30 secondi, il partner da noi scelto, il partner tecnico se vogliamo, ma anche creativo, perché Simone è assolutamente un artista, e la scelta del partner ha portato anche alla definizione della piattaforma, perché la loro comunicazione viaggia attraverso, prevalentemente attraverso il loro canale di Instagram e poi attraverso il blog. Abbiamo deciso quindi di, anche in un'ottica di awareness del nostro cliente, di sviluppare tutto il progetto interamente su Instagram, e dato che, come sappiamo tutti, le storie espirano dopo 24 ore, le abbiamo rese eterne, così come questo patrimonio, creando dei reel dove sono racchiuse tutte queste storie ancora ongoing, perché il progetto è in corso, è in itinere, e quindi dove chiunque in qualsiasi momento può ripercorrere questi 100 e oltre musei e scoprire veramente delle bellezze che vanno dal confetto, e non faccio degli esempi a caso, all'Eurofighter. Grazie. Abbiamo un'altra domanda per te, Maria Chiara. Jane. Sì. No, un bel raccolto di tutte le varie attività delle aziende. Volevo avere un po' più dettagli sul drive to Instagram, per cui per far arrivare le persone a vedere le storie. Qual era il piano dietro quello? Visto che comunque c'è un'azione di PR. Qualche dettaglio in più, per favore. Allora, l'azione è stata congiunta, nel senso che il nostro cliente Musei Imprese Asso Lombarda hanno attivato una campagna di comunicazione sui canali stampa, quindi di PR pura, per dare notorietà al progetto. Al contempo What Italy Is, che ha un ampissimo numero di follower, e Simone Bramante in primo con il suo 1 milione di follower, hanno reindirizzato chi appunto li segue e quindi che ha anche stima nel prodotto e nel contenuto che loro realizzano, a seguire, a vedere, a take a look su queste storie di Instagram, e richiamando in alcuni momenti specifici, quindi attraverso ovviamente una strategia di comunicazione dedicata su Instagram, a rivederle sui reel. Il cliente al col tempo, essendo taggato in ogni storia, poteva ricondividere il contenuto sul proprio profilo di Instagram, e anche l'azienda e il museo potevano farlo grazie al tag, e questo quindi ha creato un circolo virtuoso, diciamo, di passaparola o di passaclick tra tutte le realtà coinvolte. Quindi c'è stato, diciamo, un impegno collettivo per rendere questo patrimonio conosciuto a tutti. Bene, grazie Maria Chiara. Grazie. Bene, grazie. Prego. Okay, allora sì, andiamo avanti e parliamo di DAMS 50, concorrente Articolture e il cliente Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. All'università ebbi la possibilità di scegliere la mia facoltà preferita e scelsi il DAMS, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Sono passati veramente tanti anni da quando io sono passata per il DAMS. Capisco adesso quanto invece mi somigliava. Cosa che mi è piaciuta di più del DAMS forse è stato quando io sono arrivato sul portone della facoltà, c'era questo dipinto trampolino in fondo. Io la prima settimana non sono mai entrato nelle aule perché stavo sempre in cortile, era bellissimo. La prima volta che sono arrivato a Bologna è stato per suonare effettivamente all'Osteria dell'Orsa.
incontrando persone che fanno film, che organizzano i festival, che lavorano nei teatri. La stragrande maggioranza di loro sono felici o comunque realizzati. Proclamiamo Domenico Rosario Paladino dottore ad honorem in arti visive e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti di legge. Bene, allora per capire un po' meglio questa esperienza ci colleghiamo con Chiara Galloni, fondatrice, direttore creativo e project manager di Arti Culture. Benvenuta. Buongiorno a tutti, buonasera. Sembra assurdo essere qui a dover presentare il progetto del 50° anniversario di laurea del TAMS di Bologna, perché significa che prima di 50 anni fa non esisteva un corso dedicato allo studio delle arti in Italia. Invece quell'intuizione in pochi anni sarebbe diventato un fenomeno culturale, generazionale, si sarebbe intrecciato in modo veramente stretto con la storia e l'identità di una città come Bologna, ma anche con la storia di tutta Italia, come quella degli anni 70. Per cui progettare un 50° anniversario di questo tipo ha significato provare ad afferrare qualcosa di mutevole per natura, come sono le arti, ma anche evitare di cadere nel revival nostalgico di questo passato così ingombrante, e lasciando lo spazio a ciò che il dance è diventato lungo i decenni e tuttora oggi è, per rispondere alle sfide della creatività e del settore culturale in corso. Noi ci sentiamo più progettisti culturali che un'agenzia creativa, quindi abbiamo studiato molto per capire come tradurre questi cicli storici, questa pluralità di punti di vista in un progetto in cui diventassero la ricchezza e l'asse portante di Dams 50. E quindi abbiamo scovato damsiani celebri in giro per tutta Italia, dai nomi più noti come Bignardi, Daria Bignardi, Servillo, Milena Gabanelli, fino a individuare una schiera nutritissima di professionisti che animano tutti i giorni in Italia e all'estero le file dell'industria culturale, mediale e creativa. Gli abbiamo chiesto di revocare la loro esperienza studentesca, ma soprattutto di comprendere come quegli anni di dance abbiano aumentato, creato la loro expertise e abbiano in qualche modo fondato le loro competenze. La pandemia ci ha preso in pieno, diciamo, e quindi ci siamo sentiti un po' delle instancabili Penelope. Di giorno strutturavamo il progetto, di notte lo cambiavamo pur di non saltare nessuna delle attività in calendario. Quindi abbiamo virato rapidamente online per poi tornare in presenza e far fiorire questi incontri in spettacoli, mostre, attività che dalle aule universitarie si sono riversate nella città fino al palco di Piazza Maggiore. Il progetto è stato in sostanza significativo come altri di altri Atenei, la Bocconi, la Partenope, ma rispetto a quelli ha avuto l'ambizione di estendersi su un trimestre con più di 50 ospiti, con più di 90 ospiti, con più di 50 eventi e essere qui oggi a difendere questo progetto sempre a cavallo tra istituzionalità e informalità destinato alla comunità, alla popolazione universitaria, ma alla cittadinanza tutta è motivo di grande orgoglio per noi e contiamo insomma sul vostro supporto per suggellare un esperimento di successo che dura 50 anni e che promette di non smettere mai di evolversi. Grazie mille Chiara. Grazie. Vediamo se i nostri giurati hanno qualche domanda o curiosità per te. No, direi che il tuo racconto è stato esaustivo, chiaro, grazie mille anche al tuo collega che non ho presentato, avevo solo il tuo nome, Chiara. E direi che con questo passiamo all'ultimo progetto della categoria. Sì. Il titolo è Eni, Natural Capital, il concorrente Triumph Group International e il cliente Eni. Thank you.
le foreste ricoprono oltre il 31% della superficie delle terre emerse e hanno un ruolo centrale nel ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera. Un enorme capitale naturale da proteggere e conservare. In occasione del Fuorisalone 2021, Triumph Group realizza per ENI, in collaborazione con Carlo Ratti Associati e Italo Rota, l'installazione Natural Capital. Ospitata all'Orto Botanico di Brera, all'interno della manifestazione Creative Connections di Interni, l'installazione racconta il ruolo vitale del verde e delle foreste attraverso una delle più grandi data visualization mai prodotte. In collaborazione con l'Università Statale di Milano, sono state analizzate e classificate 34 specie coltivate all'interno dell'orto per stimare la quantità di CO2 che riescono a catturare. In base alla quantità di anidride carbonica catturata dalla pianta in un anno, ogni sfera raggiunge un diametro che va dai 35 cm ai 2 metri e mezzo. La sfera grigia, che rappresenta la quantità di CO2 immessa nell'aria da un essere umano nell'arco di un solo mese, ha un diametro di ben 5 metri, a sottolineare il ruolo prezioso che le piante svolgono nello stoccare la CO2 prodotta dagli esseri umani. Un'installazione sorprendente per significato e dimensioni, per ribadire l'impegno di ENI nei progetti di decarbonizzazione e conservazione delle foreste. Natural Capital ha accolto 40.000 visitatori durante i 9 giorni di programmazione. 105 articoli stampa hanno coperto l'evento, con una reach complessiva di 41 milioni. Successi certificati anche da una survey post-evento. Oltre la metà del campione intervistato ha cambiato la propria opinione su ENI, dando un tangibile beneficio in termini di brand reputation. Natural Capital. Successo naturale. Bene, allora per parlare di nuovo di questo progetto ritroviamo Giorgia Di Filippo e Alessandra Suad di Triumph Group International. No, più o meno. Buonasera, ciao. Ovviamente non è Giorgia Di Filippo, okay. È Francesco Paolo Dorisio, nostro art director. Piacere Francesco, benvenuto allora. Buonasera. Allora la parola a voi. Allora, grazie mille. Allora, ENI mira a raggiungere le zero emissioni entro il 2050 e nella propria strategia di decarbonizzazione i progetti di conservazione delle foreste assumono un ruolo centrale. Ed è proprio l'importanza delle foreste ad essere raccontata al Fuorisalone con Natural Capital, un esperimento di design che attraverso una grande data visualization mira proprio a sensibilizzare il pubblico circa l'importanza del verde per il benessere del pianeta. L'Università di Milano ha condotto una ricerca analizzando 34 piante presenti all'orto botanico, calcolando la CO2 stoccata da ciascuna pianta nel corso del tempo. Abbiamo quindi dato voce alle piante dell'orto e le abbiamo fatte parlare tramite l'installazione di 37 sfere trasparenti. Il diametro delle sfere ha parlato al visitatore della quantità di CO2 stoccata da ciascuna pianta nell'arco di un anno. Il valore numerico ha invece rappresentato i chilogrammi di CO2 stoccati dalla pianta nell'arco della vita e anche i colori utilizzati, secondo una leggenda che abbiamo chiaramente rappresentato, hanno indicato la capacità di stoccaggio di ciascuna pianta. Per contrasto, all'ingresso dell'orto, una grande sfera di colore scuro, il cui diametro ha parlato invece della quantità di CO2 prodotta da un singolo individuo in un solo mese, mentre il valore numerico, i chilogrammi di CO2 prodotta da un individuo nell'arco della propria vita. Questo contrasto visivo immediato ha fatto chiaramente capire e percepire al pubblico quanto per compensare le emissioni di un essere umano sia fondamentale l'apporto anche solo di una pianta. E lo abbiamo fatto parlando non di foreste lontane, ma di piante di un giardino delle nostre città. Con questa installazione crediamo di aver raggiunto, di essere riusciti a trasferire un messaggio di sensibilizzazione circa l'importanza del capitale naturale per il benessere del nostro pianeta. Grazie. Non so se ci sono altre domande sul progetto da parte dei giurati. Sì, l'abbiamo già, visto, parte, sì. Però direi che... No, bene, grazie mille allora.
Grazie, grazie a Traio. Grazie a voi. Grazie, ciao Ale. Bene, allora con questo progetto chiudiamo anche l'ultima categoria della giornata. Sì, direi che chiudiamo appunto il pomeriggio, appunto con questa categoria educational e formazione. E qua ritroviamo ovviamente Salvatore. Salvatore. Eccoci qua. Grazie. Grazie Armando, grazie Gianmaria per la vostra splendida ed energica conduzione. Io devo dire, guardando, ho detto, ho creato un mostro, una creatura, il Bea che può andare avanti sulle sue gambe senza la mia presenza. Veramente, spero che anche per voi sia stata un'esperienza costruttiva, formativa, che quindi vi abbia in qualche modo arricchito. Allora, Gianmaria, tu domani sarai di nuovo con noi. Sempre da qui, dagli studi di STS, dove trasmetteremo due sessioni di giuria che andranno avanti insieme, no? Che potrete, ovviamente il pubblico da casa può seguire dalla piattaforma di Gevenze. Quindi ti saluto Armando, grazie ancora, Armando. Mentre grazie di tutto. Ringrazio Armando, anche gli osservatori del club che hanno dato il proprio contributo e continueranno anche dalle domani. E vorrei anche ringraziare nuovamente tutti gli sponsor e i partner di questa edizione del BEA Italia Festival. Li vedete, sono tantissimi qui nelle grafiche dietro alle mie spalle, e ciascuno di essi contribuisce a rendere eccellente questa iniziativa che fino adesso si è svolta senza nessuna. Siamo anche in linea con gli orari. In perfetta linea con gli orari, non è successo niente, facendo tutti gli scongiuri del caso. E invito quindi i giurati a rimanere collegati, e a tutto il pubblico invece ricordo che ci vediamo domani alle ore 10:30 sempre sulla nostra piattaforma, e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto e vi do appuntamento a domani. E ricordo anche che dovete affrettarvi per acquistare eventualmente il pass per partecipare alla Dinner Award Ceremony prevista per giovedì 2 dicembre a partire dalle 19, però è necessario magari recarsi in location un pochino prima per le operazioni di accreditamento. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento a domani. A domani. Ecco, io non ho detto ai giurati di rimanere collegati, ma lo sanno, vero?